No, a livello del pomeriggio, il pomeriggio, ragazzi, grazie a tutti voi per essere qua con me. Allora, faccio una cosa perché mi sa che la webcam, come al solito, fa le sue cose. Un attimo, pam, pam. Vedrete più scuro, ma più fluido. Più fluido. Ragazzi, oggi mi vedo brutto, non so perché. Capitano quei giorni, no, che ti guardi e dici, ma che diarrea. E oggi è uno di... Sono mutato? No. Oh, ciao, bellezza. Io devo fare la storia di spam per la live, quindi abbiate pazienza, insomma, sarà una cosa un po' cringe da vedere, perché quando parli, no, non è mai... Però non vi preoccupate. Sono in live col Marchedì! Però, diciamo che... Allora, piano, piano, piano. Anche a me capitano quei giorni da 20 anni, dice Vector. Bene, non è vero che un uomo incredibile. Mettiamo il link della Lives. Ciao Giorgio, ciao. Mettiamo il link della live. Ma io ho il telefono scarichissimo. Vabbè, spero non mi serva più di tanto. Ciao Marchedì. Eccoci qua. Va bene, vai. Senza esagerare, una storia semplice. Vabbè, tranquilla Giorgio, tanto penso partirò a breve, quindi. Perché dovresti bannare Gian Gianni, Giorgia? Ma io dove cacchio sto andando? Allora, innanzitutto stacco i Joy-Con. Arrivo, un attimo. Un po' di polvere. Allora, voi dovete sapere una cosa. Che io, in realtà, già oggi avevo in mente due o tre serie nuove. Ve le avevo accennate già. C'è The Long Dark, c'è Black Sad, c'è Super Seducer, che ve l'avevo promesso. Però... Avevo detto che avrei fatto Animal Crossing ancora una volta, quindi lo facciamo. Facciamo oggi per l'ultima volta Animal Crossing, poi magari lo riporterò più avanti. Ma che è sta cosa? Della matita sul... C'era... Non lo so, io per sicurezza mi igienizzo. Nella stella si sente solo... Come? Vabbè, sì, è giusto allora, Manfro. Tranquillo, il problema è che si capisce martedì. Dicevo, appunto, questi nuovi giochi l'avrei fatti da subito, solo che... Potevamo vedere ancora l'isola di Vale, che oggi adesso c'ha da fare, appena mi scrive lo vado a trovare sulla sua isola e vediamo l'isola di Vale. Guardiamo qualche altra isoletta vostra, però diciamo che oggi volevo anche fare qualcosa sulla mia isola, perché non vi faccio mai vedere cosa faccio sulla mia, vengo sempre da voi. Ogni tanto... Questo è un uomo che sta imitando un cane, non so se lo sentite, ma non è un cagnolino vero questo. Allora, aspettate che vi faccio vedere il pube, nel senso ci mancherebbe non è per davvero. Ah, ovviamente accetto, mi avete già scritto su Instagram dei codici, tranquilli che poi li vengo a vedere. Adesso però vi volevo far vedere, forse un po' bassino il volume del gioco. 32 può andare. Cosa ho detto? Ah, del pube. No, no, tranquillo Arcadia. Allora, non ho cambiato grosse robe, sono vestito come un... faccio parte di una band coreana. No, ecco, fuori è alto. Così. Allora, eccomi qua, vedi? Ho anche dei capelli verdi, ho anche il regalino come avete fatto voi la scorsa volta che è la corona. Sono vestito, questo è l'importante, sicuramente. Allora, ho cambiato... Leggermente, nel senso che sto cercando di appunto sistemare l'isola proprio come una cittadina giapponese, ma ancora c'ho un botto di robe da fare. Ah, le rape, ragazzi. Vabbè, adesso arriviamo. Ho fatto questa entrata qui, ho messo questa fontanella, ma tutto molto veloce, non c'è niente di... Non c'è niente di incredibile. Semplicemente sto sistemando meglio le case. Qua ho fatto questa specie di situazione di fianco che mi piaceva. L'avevo visto in un'isola di... Forse di un mio amico era. Nell'isola di un mio amico c'era un viale. Non era assolutamente così. L'ho voluto fare io così perché mi piaceva di più. E ho fatto questa cosina qua che poi abbelliremo piano piano. E per adesso è molto a caso. Qui ho messo questo pattern con questa roba qua. Le macchinette per fare i test come in Giappone, esatto. È molto care, semplice, niente di che. Ma io me le prendo tutte queste ciliegie che poi le vado a vendere. Da Vale.
Quasi quasi mi riempio di ciliegie e poi le vado a vendere da lui. Che lui tanto c'ha le arance, quindi ma anche da uno di voi posso andare a venderle in realtà. Che ne ho conservate un po'. Quella bella. Buongiorno Martivesa. Quindi insomma, volevo fare anche qualcosina nella mia isola. Magari verso il finale iniziamo a fare il ristorante giapponese, perché appunto tu devi andare fuori dall'isola. Però sei carino, mi dispiace perché sei carino, però devi andare via. Ecco qua. Non gli parlo da 4 giorni, ma non va via. Non va via. È bellino, poverino, è dolce. Chi è che è triste qui? Assolutamente no! Va bene, Plinio, facciamo una caccia al tesoro. Per un attimo avevo paura che andassi via dall'isola io. Sapevo che avresti accettato. Ok, dammi un minuto che vado a seppellire il tesoro. Tu stai fermo qui e non spiare. Ma cos'è sta cosa? È la prima volta che la vedo. Ma cos'è, amici? Non ho mai visto questa cosa qua. Io seppellisco un tesoro da qualche parte e tu riesci a trovarlo prima che scada il tempo, vinci. Il tesoro può essere sepolto solo all'esterno, quindi evita di... vabbè, certamente, Plinio. E questo è tutto. Sei pronto a dare la caccia al tesoro? Prego. Maledetto, dove mi hai nascosto le cose? Che bellino, non l'ho mai fatta questa cosa qua io. Caccia al tesoro. Tanto c'è l'isola che è completamente distrutta, ragazzi. Fate finta di niente. La sto sistemando, è work in progress continuo. Dove l'avrà messo? Qua sto spostando le case degli abitanti che mi servono, perché mi serve spazio per sistemare. Dove sono le cose? Questa mi serve. Vedete che carino, Plinio? Brutto. Scusate, ho appena mangiato. Ho mangiato la frittata di cipolle. Che a me piacciono molto le cipolle, ma so che ad alcuni non fanno impazzire. Ma a me piacciono molto. E dove l'avrà messo? Ma poi quanto è veloce, scusami. Mangia sempre, non si allena mai. Ed è scattante più di uno che si allena. Secondo me l'ha messo nelle zone alte. Me l'ho messo nelle zone alte per farmi correre, quel dispettoso. Ma che è sta roba? Un corallo, l'ho lasciato lì. Le cipolle sono una cosa divina, io sono d'accordo, però è uno di quegli alimenti che c'è sempre gran dibattito. Amici, facciamo le figure? È vero, ha caricato effettivamente, magari ci ha messo 3 ore. Però me le butto poi. Ma porca miseria. Ma che lavori sono? Non penso funzioni la storia di non parlargli, ma in realtà con l'altro personaggio mi ha funzionato subito. Amici, ma... Beh. Aiutatemi, magari non vedo io, però non mi pare ci sia nulla. Porca miseria, ma... Devo chiamare il trenino Marco per farmi aiutare, che mi porta in giro. Ma guarda te, Plinio. Fafo, ma stai giocando abitualmente? Perché se non stai giocando ad Animal Crossing, anche se non gli parli da 3 mesi perché c'è la console spenta, non credo cambi nulla. Se stai giocando invece costantemente, non succede niente strano, non saprei proprio cosa dirti. Logo ogni giorno, non lo so. Non so. Perché a me aveva funzionato la prima volta. Amici, ma... O l'ha nascosto tra gli alberi qui, il furbetto. Ma ragazzi, è un ninja Plinio. Non lo sapevo fosse così. Plinio, complimenti. Devo spostare, ragazzi, scusa, chiedo scusa per l'isola ancora, ma completamente a caso. Poi a me fai cercare le cose che faccio cacare.
Ciao Jackie, ciao a tutti belli. Jackie, 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 Jackie. Scusate. Ruggero, anche lui se ne deve andare prima o poi. Ma che lavori, ragazzi. Ma che lavori. Marco, il tesoro sei tu, Inxis, guarda, ti do i bacetti, eh. Ragazzi, ma... Scusate. Amici, io chiedo aiuto, non so. Devo parlare con Plinio? Ma in teoria non dovrei parlare con lui. Mi dà gli indizi, magari, non so. Mi dice, è là. Non so. Furbetto, cos'hai fatto? Dove sarà il tesoro? Non so, sto proprio bene. Immaginavo. Dora, ma adesso... Sei dolci, sei fantastica. Vabbè che si ferma il tempo in teoria. Grazie, bellissima. E non si ferma proprio niente, non si ferma. Vicino al faro non ci sei andato? Come no? No, non si ferma il tempo, ragazzi. Ma non c'è un cacchio qui. C'ho Volpolo, tra l'altro. Dovrei prendere un quadro. Solo che li sbaglio sempre perché non so niente di arte. Rompo i fiori per fregare. Tanto questi li devo togliere. Ragazzi, aiuto! 14 secondi! È Plinio? Io non lo so. Tu mi nascondi le cose strane. Io... non so. Io, ragazzi, non lo vedo. Non lo vedo, ragazzi, non c'è. Fede, parla con Nook, con Tom Nook. Se sei appena iniziato, tu parla sempre con Tom Nook. Quando capirai, cioè lo capisci quando lui non ha più niente da dirti, anche perché te lo dice, mi pare. Dice, guarda, non ho più niente da insegnarti. Tu continua a parlare con lui e vai avanti così. Plinio, mortacci tua, ma con amore e dolcezza, ovviamente. Che fastidio questa cosa che ho visto. Che fastidio, questo è nato... Ha piovuto ed è nato qua. Adesso Plinio se ne va perché l'hai deluso. No, ma che scherzi. Adesso posso usare le emoti con sconforto, effettivamente. Sì. Che è successo, Ferro? Ma se io vado qua dietro, no, non si può, devo togliere il trattorino. Mi dà molto fastidio questa cosa. Ok. Allora, taglierba lo posizioniamo qui e lo giriamo. E cosa abbiamo trovato? Ah, qua ho preso l'acquario. Usa lei, un vaso. Ah, Vale, guarda, adesso mi preparo perché Vale so che cercava i... Vale cercava i progetti. A sto punto glieli prendo tutti, che tanto io non li uso. Glieli regalo. È tutto in disordine qua, tutto in disordine. Poi ragazzi, ovviamente, più avanti, non adesso. Ci ha ingannato, non c'era il tesoro, no? Vansener, perdonami. Spero si dica così. Poi adesso, questa sarà l'ultima live. E poi prepari i regalini da dare alla gente. Non posso, Vector. Marco, ti confermo che non riesco a fare da prima isola. Va bene. Aspetta che parlo con... signorina. Filomena. Che qua a Milano, non so da voi, ma Filomena si intende anche la vagina. Non so perché, però si dice Filomena. La Filomena. Boh, non so.
Vediamo un po', amici. Magari mi posso vestire in maniera particolare per l'occasione. Anche se mi piace come sono vestito, eh. Sono vestito proprio ga. Poggers. No, ma questi ce li ho già. Mottaku, grazie mille per i 21 mesi. Adesso ci andiamo a sistemare, amici. Eric Bischoff. Adesso ci andiamo a sistemare. Filomena mi fa strano però ora che ci penso. Filomena mi fa strano però ora che ci penso qualcuno la usa. Sì, ma si usa. Le rappe. Vector, io sono un talento nel conciarmi male, spone le cose. Però sono anche vestito bene. L'ultima volta ero un vampiro. L'avete visto quando ero un vampiro? Forse non so se ero in live. Giuro, saranno basse. 72. Ragazzi, qualcuno di voi ha le stelline alte? Cioè, ha le rape alte? Vabbè. Ero in live da gatto vampiro. Può essere, può essere. Allora, andiamo a conciarci bene, amici. Ci dobbiamo vestire elegante. Qua abbiamo i progetti per Vale, li teniamo qui. Andiamo a depositare tutta sta cacca. Ma non lo voglio neanche di entrare. Vector, abbi fiducia. Ci mettiamo bene. Le mie rappe sono 1,80. No, grazie. Non... Allora, facciamo così. E basta. Non frega niente del 20%. Qua non c'è più casa mia, però. Da un po' che abito da un'altra parte. Arrivo. Allora. Tutti bellissimi. Lerbrak, grazie mille per i 34 mesi. Marco, buona live. Mi dispiace non essere riuscito a farti vedere la mia isola a causa lavoro. Magari in futuro. Magari lo rifaremo più avanti, questa cosa di Animal Crossing. Tranquillo. Vediamo un po' cosa ci dice. Ari, ciao. Stai tranquillo, proprio. Oggi vieni a trovarmi tanto spesso quanto vado io in fumetteria nel giorno di nuovi arrivi. Che dolce. Parliamo. Che bello, Ale è venuto a trovarci da Arcadia. Attenzione. Mi hanno detto che ha ottenuto, come si dice, un profiterol e no... Ah, beh, quello che aveva detto di Franci l'altra volta, ok. Ma parliamoci un'altra volta. Voglio chiacchierare, Plinio. Qualcuno si sta facendo visita. Deve essere importante se ha la sua barca personale. Pensi mi farà salire per suonare la sirena? Come? Ah, la sirena... No, pensavo che suonava la sirena a livello sessuale. Proprio una sirena, non la sirena della... Bene, bene. Avevo letto profilattico, bene. Sì, lo so che non devo pararci troppo, ma in realtà lo faccio sempre, non mi ha mai detto che vuole andare via. Allora, queste cose le metto in magazzino, che poi quando c'è Ivano, quando c'è Ivano poi gliele diamo a lui. Le ciliegie le prendiamo più avanti. Cosa devo fare? Ah, cambiarci. Prima ci cambiamo, poi facciamo le cose. Però che palle l'RTX che censura le risate. Mi sono scordato di disattivarlo, ragazzi. La prossima... Qua ho altre rape, tra l'altro. Mi devo ricordare di disattivarlo la prossima live. Mario di Rattan, mi cambio. Certo. Allora, amici, voglio uno stile sobrio, eh. Voglio uno stile sobrio. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Possiamo fare il dottore. Possiamo fare il dottore. Oppure no, perché non è che c'è assolutamente. Vediamo un po'. Ci serve uno stile... Dobbiamo essere trendy. Dobbiamo essere alla moda. Non lo so, vediamo. Beh, così è carino, eh. Sono simpatico così. Giochiamo al dottore, certo, Vector. Possiamo fare i maci che guardano il football. O anche qui, no, per carità. Qua possiamo fare i borghesotti. Qua possiamo fare HR di Flash. Possiamo vestirci da HR. Ciao, gatto. Ci possiamo vestire da guardia inglese. Da rapper, da giapponesino, oppure da Oliver Queen, da Sherlock, da Pirla, a quanto pare. Cardigan Pied de Paul, io non lo so il francese, come si pronuncia? Fatto troppo nero. Qua da Mark del 2015 possiamo vestirci.
Quella coroncina è bellissima. Tu sei bellissima, Roscia. Non vedo l'ora di rivederti, bella. Allora, posso fare il sadomaso, ma anche no, eh. Così sono carina. Sono molto carina. Questa l'avete già vista, il visito steampunk. Possiamo fare l'eclerc. Possiamo evitare di avere paura. Bella che sei. Oppure vestirci veramente di merda. Possiamo fare l'Atalanta, qui ho l'Inter. Qua c'è il vestito faraonico, possiamo fare Vandal Savage. Sono molto a tema Arrowverse, scusate. Lo sto guardando. Qua c'è Bruce Lee. Non lo so, amici. Un cosplay di Salvini? Questo? Non mi pare, ragazzi. Non mi pare Salvini vada in giro così. Vai di Leclerc. Posso fare Leclerc? Amici! A posto. Eccoci qua. Allora. Andiamo un attimino adesso. Perché poi dobbiamo andare anche da. Dobbiamo andare da Vale, quindi ci dobbiamo riempire di ciliegie. Ragazzi, non capisco cosa succede. Non capisco. Tutto bene, ragazzi? Cosa avete visto? Prepariamoci a fare un botto di soldi. Che problemi c'è? Non capisco, ragazzi. Ho voglia ancora. Ne stanno un botto. È che non voglio neanche troppo esagerare, perché poi mi serviranno per spostare gli alberi e non voglio mangiare le rape, quindi non voglio troppo esagerare con le ciliegie. Pronto? Signor di Jockey? Come Marco Datti Fuoco? Non si dice. Un incubo, Mark, un incubo. Ma come? Qualcosa di sopra? Ma ragazzi, scusate. Ma che problema ci avete? Ma sono così carino. Plinio, ti piaccio? Faccio cagare. Ci prendiamo anche una bella bevanda. Oh. Allora, amici, innanzitutto, guardando la mia isola, no, adesso voglio un consiglio da voi. Guardando la mia isola, dove lo potrei fare un ristorante? Cioè, io voglio fare il ristorante giapponese, no? Dove lo posso fare? Si è cagato addosso, sì. Mi lavo gli occhi con l'acido, ma sopra a destra. Aspettate. Intendete. Vabbè, questo lo sposto. Qua spostare un po' di roba. Qua dite. Qua. Qua siamo praticamente in alto a destra. Vicino alla cascata. Beh, la cascata la possiamo creare comunque. Io sono là adesso. Come vedete. E c'è uno spazietto, comunque sia, considerate anche qua che casa di Rosalba la sposto, quindi qua rimane un bello spazione. Anche io avrei detto in alto a destra lato mare, o lo possiamo mettere proprio sulla spiaggia, eh. Cioè lei la leviamo dalle balle. Gangelf, grazie mille. Appunto, lei andrà via, perché effettivamente è più bello farlo verso la spiaggia, però considerate che io tipo qua vorrei fare un ponte, quindi magari avere il ponte attaccato al ristorante, non so quanto sia decente come cosa. Al posto della casa. Ma io sento un palloncino. Ah no, il vento in generale. Più su, più su. Più su dove, ragazzi? O magari oltre il fiume? Ah, dite proprio. Beh, sì, effettivamente. Non è un problema però il fatto che c'ho la scala qui. Un po' piccolo qua. C'è la scala ed è un po' piccolino. Potrei allargare, potrei fare così. Almeno, amici, vi risparmiate una tortura. Ah, mi ha dato Celeste e mi ha dato la luna. Dov'è? Niente, amici, l'ho guardata, quindi adesso è da un'altra parte. Vabbè. Devo craftarla la luna. Prova a vedere sopra il negozio se c'è abbastanza spazio. No, allora, sopra il negozio, adesso vi dico un po' il mio piano. Era una bella idea quella di farlo tutto a destra, il ristorante, perché a sinistra ho già un po' di roba.
Tra l'altro adesso, ciao Tonaz, ciao caro, ciao mi saluti, no ragazzi io non saluto, proprio in generale nella mia vita. Qua io volevo fare il campeggio, sposterò questa cosa qui delle rape che molto l'ho fatta così al volo giusto per avere uno spazio. Vorrei mettere qua in mezzo ai pini il campeggio, perché ci sta, secondo me aggiungeremo qualche tavolino, qualche ciaccapello, ci possiamo fare un campeggio. Il museo lo sposterò probabilmente qua dietro. Campo da basket come ferro? Lo so, ma mi ha passato il codice, ma ci vuole tempo per farlo. Questo lo sposto da qui e toglierò tutto questo pezzo. Proprio lo trancio via e faccio tutto bello largo. E qua dietro mi piacerebbe mettere davanti al faro il museo. Farlo proprio con red carpet, con tutta la recinzione a corda, per bene. Insomma, tutte le cosine fatte a modo. Ovviamente prima devo organizzarmi l'isola, quindi per il momento lo lascio qua al museo, però. Questi sono i miei, giusto per farvi capire i miei piani. Questo vialone probabilmente lo toglieremo perché, a meno che non mi viene l'idea di farci qualcosa qui, che potrebbe essere un ristorante, effettivamente. Ristorante con l'uscita sulla spiaggia. Solo che poi il museo dopo come facciamo a... ferro, cavolo. Eh sì. No, non puoi venire, non venire qua. Perché l'idea mi piace, quella che ho appena avuto. Tra l'altro sarebbe bello tipo fare, che ne so, il ristorante qua, magari. Adesso poi vabbè sposterei, sistemerei le cascate. Farei l'uscita. E qua farei tipo il magazzino del ristorante, che ne so, con i pesci, tipo metto le aragoste, le metto lì così, o i pesci essiccati che tanto so chi me li può trovare. Non saprei perché non ho mai visto un ristorante cinese. Non ho mai visto il video di un ristorante cinese fatto a modo. Ristorante cinese o giapponese comunque. Il problema è che qua abbiamo il museo, quindi adesso anche volessi iniziare. Tavolina all'aperto anche, vero? Bella idea anche quella. No, no, ma ragazzi, il museo lo sposto tanto. Il museo, come dicevo poco fa, lo metto là dietro. Dove c'è il faro? Là. Questa zona qua dietro, io la sto tenendo per mettere le case degli abitanti che devo spostare. Ciao, Pier. Quindi, una volta che poi sistemo, gli abitanti li metto tutti a destra, lì nella città. Qui rimarrà tutto libero, anche quei fiori che vedete là. Li ho messi solo per far spazio. Li to tolgo tutto e mi faccio il museo lì. Bello, ci metto il tirannosauro, metto tutte le cose fatte a modo. Destra nazionale, vedete. E qua sarebbe bellino effettivamente un ristorante. Il problema è che mi sembra un po' stretto, forse. Inoltre, mi sarebbe piaciuto avere la gente, cioè i miei abitanti che ogni tanto bazzicano lì. E per fare questo devo spostarlo nella zona dove c'ho gli abitanti. Però nella zona dove c'ho gli abitanti, appunto, intanto dobbiamo spostare Rosalba. Perché non posso neanche iniziare a fare il progetto oggi così. Che schifo quella cosa lì. Però mettere il ristorante più vicino alle case degli abitanti. Esatto, quello che pensavo. Anche questo tipo. I giochi per i bimbi. Ci stanno qua. Però li sposterei in una zona magari dove posso sistemare meglio tutto. Posso fare? Ce l'ho già, mi sa. Il latte, sì, ce l'ho già. Posso. Butto via, ragazzi. Non me ne frega niente. Non lo butto. Non voglio insozzare il mio magazzino. Poi. Ciao, Rosalba. Dammi la tua giacca con felpa. Grazie. Molto gentile. Ah, me l'ha buttata a me, ma non. Va a vedere. Santi Dio. Allora, sono addirittura peggio. Vado a metterla via, va? O bruciarla, non so, adesso mi organizzo. Avete capito comunque, ragazzi? Fondamentalmente è quello. Fare qui il piccolo ristorante del museo tipo bar e dall'altra parte il sushi vero anche? Ci sta a fare tipo bar. Ci sta. Tra l'altro mi sono ordinato dal catalogo Nook degli intramezzi, perché poi adesso li andiamo a personalizzare. Vi faccio vedere. Perché ancora non ho visto come si possono personalizzare, quindi lo vedo qua con voi.
In caso metterò pattern che carico da internet, non è che per forza. Ah, gli intramezzi come vedi, già questo potrebbe starci. Ma vediamo come si possono personalizzare. Ragazzi, non spammate, per favore, fate i bravi. Per favore, non spammate. Cosa ho fatto? Ho sbagliato? Oh, tramezzo. Ah, non è intramezzo, è tramezzo, scusate. Vediamo un po'. Reticolato, muro di fango, cemento, oro, motivo. Che differenza c'è? Ah, è quello che c'è adesso, il motivo, immagino. Assi orizzontali, però non sa da ristorante questo. Questo è un biscotto. Direi che così. O facciamo così. Da mezzino tempo. No, io farei le pareti del ristorante. Beh. Pareti del ristorante. No? Quelle oro ci stanno? Spero che ha urlato fortissimo senza volerlo. Clicca sul motivo. Ah, ho capito. Ho capito. Ma che è sta roba? Perché dovrei mettere questo? Per fare cosa dovrei mettere questa cosa io? Non mi sembra molto da ristorante queste cose. Oddio! Questo ancora sì. Questo forse è più da bancarella. Questi due sono più da bancarella, forse. Però, tipo, ste robe qua. Tranquillo, Ferro, non ti preoccupare. Oh, ste robe qua non sono male. Cioè, è un po' asiatico. Quelli con le nuvole nere sono perfetti. Quali intendi? Nuvole nere qua, questo? Con le nuvolette, uno dei due, se no fammi vedere gli altri intanto. Mio Dio, questo è per cosa? Questa è mia nonna. La pizza. Beh, amici, volendo. Allora, magari mettere. Oh, mi è venuta un'idea. Mettere tutti di un colore. Tutti di un colore. E poi tipo 2-3 lasciare i sushi, come se fossero tipo listino prezzi. A parte che c'è il pattern da scaricare su internet proprio con il menu del ristorante, che mi pare di averlo visto da qualche parte. Non lo so. Buono sushi, ragazzi, mi manca un casino. Allora, direi che possiamo mettere una roba del genere. No, dov'era? Una cosa del genere possiamo metterla per il ristorante, no? Oppure lasciamo il motivo, questo qui, che è comunque molto asiatica come situazione. Tutto sushi è troppo, non ha senso. Una ogni 2-3 col sushi? No, una ogni 2-3 col sushi in modo simmetrico. Sì, anche. Cosa dite voi? È meglio questo o le nuvolette? Perché anche quello era carino. Dai, mettiamo le nuvolette che vi vedo presi. Le facciamo col. Perché? Subito dice no. Subito no. Subito no. Ancora non ho detto niente. Ancora non ho detto nulla io. Va di traverso il cibo. Niente, amici. Purtroppo non ci. Faremo in un modo diverso. Andiamo con. Mi piacerebbe fare un casinò anche da qualche parte. Però piccolo, perché non voglio fare cose grandi, che poi mi occupa tutto lo spazio. Buono il ciambello. Dove cacchio era? Oh! Ciao Chiara. Ok. Ancora. Ah, ma io. Li ho presi tutti? Sì, li ho presi tutti. Modifichiamo. No, questo è già modificato. Questo. Dobbiamo farlo per ogni cazzapippo adesso.
Tanto faccio queste, poi vedete. Salve, Jackie. Tipo Naruto style. No, beh, non è Naruto, è orientale. Ci sta, secondo me. Poi, mi serviranno un botto di soldi, ragazzi, che attualmente non ho. Il motivo per cui ho preso così tante rape... devo ordinare i tavoli del ristorante cinese, del ristorante giapponese. Adesso vi faccio vedere. Molto Okami, sì. Oggi sto facendo anche robe sulla mia isola, perché sennò vado sempre in giro. Non vi faccio mai vedere niente della mia isola. Poi magari andiamo anche su qualche isoletta, vediamo. Intendo la composizione tipo tavoli... beh, sì. Sì. Volendo, sì. Allora, cosa dobbiamo prendere? Perché abbiamo anche le ciliegie, adesso è un casino. Io inizierei con quello che abbiamo già, intanto. Eccolo qua, vedete? Io ho sia il tavolo che... Aspetta, fatemi fare una roba. Servono adesso queste cose qua. No, non mi serve adesso la legna. Facciamo così. Così iniziamo a mettere, facciamo a fare delle prove. Cosa volevo cercare? Ah, ecco, io ho sia questi, però vuol dire fare proprio ristorante basso, proprio basso giapponese, o queste che sono proprio ristorante da, cioè, ristorante, sedie da ristorante cinese. Io farei più queste. Poi cosa ci serve? Ci servirebbe un bancone. E un registratore di cassa, ma possiamo usare. Ho visto in alcuni video che usano la macchina da scrivere. Amici, aspettate, fatemi fare una cosa, perché a sto punto mi libero un attimo. Mi si tagliuzza la voce? Forse l'RTX, vale, mi sono scordato di disattivarlo. Dove stanno le cose qua? Ok, ecco qua. Iniziamo a fare dei test, amici. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Certo, Beppe, ci mancherebbe. Ho visto in alcuni video che per mettere un omino... Tipo cassiere, usano i vestiti e li poggiano là. Magari mettiamo quello da cameriere e lo mettiamo alla cassa. Posso ritirare? No, devo fare così per ritirare un vestito. Tanto mi sembra che ne avevo anche due, tra l'altro, di viso. Ecco qua, vedi, gilet da barista. Prendiamo uno del genere. No, l'armatura da samurai. Vestito da samurai, che scomodo, poverino. Vale, poi avvisami quando ci sei. Adesso facciamo un attimo sta roba. Amici. Amici, così non mi potete insultare. Mi è arrivato un regalo? Non è arrivato. Aspettate un attimo. Così non mi insultate. Mi vesto a tema. Sono vestito da brutto deficiente. 5 minuti ci sono. Vai tranquillo, vale. Tanto stiamo facendo sta cosina adesso. Allora. Ci mettiamo ci sistemiamo a modo. No, aspettate. Sì, ci sono ferro, non ce li ho però. Facciamo così per il momento. Ecco, grazie. Stai tranquilla, Arcadia, eh. Cos'è? Non ti piaccio vestito così? No, a quanto pare no. No. Oh, allora. Siamo delle persone a modo per favore. Stiamo aprendo la nostra azienda, ci si deve vestire come si deve, ragazzi. Tipo, non in mutande, chiaramente. Sarebbe poco carino nei confronti del cliente, ma... No, no, assolutamente no, no. No. No, no. Vabbè, dai, io metterei quelli eleganti. Ci fossero stati di un altro colore, avrei preferito.
Beh, oh, stiamo così. No, non con la cuffietta. È una maglia col trenino Mark, sì. Eh sì, Vector. Allora, direi di no. Qualcosa di un po' più... Il capitano. La isla. No. Questo mi piace molto. Rufy. Però vestito da asiatico. Non è il caso. Beh, che dire. Forse no. Abbiamo la coroncina che ci ha regalato Little. Abbiamo anche la corona di rose. Abbiamo una... Disgrazia. Andiamo, amici. Terrificante. Ma sono una palla. Voglio strizzarla. No, ragazzi, come si chiamano? Non mi sta... Quelle cose per truccarsi che pucci e fai così. Come si chiama? Il correttore? Quelle che pu sono quello. Mi prendi e mi metti qua così. La faccia tonda. La cipria. E la catenella del cesso. Anche. Allora. Matt. Ciao, mi saluti. Ma Matt, ma con l'inganno. Ma sono pieno di cacca. Aspetta, Matt. Aspetta. Adesso mi incazzo. Allora. Vediamo cosa ci ha regalato Matt. Da Matteo del Tubo, vediamo. Che lui mi fa sempre i regalini belli perché è un uomo veramente incredibile. Lui è bellissimo. Matt, io ti amo. Ti amo, Matt. E beh, e fan. E. Capì? La volevo un sacco. E mo dove la metto? Mo dove la metto, ragazzi? Ma voi l'avevate vista la mia stanza nuova? Mi sa di sì. Dove la metto adesso? Non posso farlo, ragazzi. Sa che non ci sta qui. Accanto al piano. Risolta. Posso comunque salire. Oddio, no. No. Allora aspetta che facciamo così. Spostiamo momentaneamente i fatti. Non era quello che volevo fare. Non era quello che volevo fare. Un attimino, eh. Cacchio. Aspettate. Un pesce, wow! Papà! Allora spostiamo un attimino così. Ce la canto sul camino. Non credo che ci stia a modo. Potrebbe bollire, sì. Mi piace il coso dei fiori di Pippo, però. Ma non volevo fare questo. C'ha sta mania. L'hai preso, bravo, l'hai catturato. Complimenti, però. Adesso non esageriamo. Torniamo su. Mi piace anche stare qua con voi. Perché giustamente vengo sempre da voi, ma non faccio mai le cose nella mia isola. Ci sta anche così. Questo me l'ha regalato Franci. Me l'ho messo qui. Non serve a niente, in realtà, però. Sta mania di mostrare il pesce. Ma avete scritto la stessa cosa, ma siete cugini feci. Però qui non mi piace perché mi occupa la visuale quando entro, vedi? No, non voglio. Lo metto qua per adesso, poi cambierò.
Tiger, ti abbiamo già risposto, santo cielo, ti hanno anche chiccato. Allora. Marco, che ne pensi dei possibili playoff a conference miste? Che se l'unico modo per far finire le cose facessero, insomma. Non lo so, ragazzi, è una situazione veramente complicata. Io. Cioè, con lo sport in generale in questo periodo. Però vedi, anche qua dà un po' fastidio che c'è la. Vabbè, la sistemerò poi, ragazzi. Adesso non è il caso di andare a scervellarmi. Grazie, Matt, ti do un bacio gigante. Un bacio gigante. Se ti serve qualcosa, come al solito, dimmelo. Ma tu c'hai tutto, non ti serve mai niente. Posso mettere il pesce sui trofei? Certo. Era una bella idea, effettivamente. Ormai siamo usciti e andremo a fare un'altra cosa. Ma fortunatamente non vedrete delle cose, perché mi metto così adesso. Non era quello che volevo fare. Allora, adesso andiamo anche a trovare Vale poi, eh. Fatemi guardare giusto una roba. Prego. Eh no, Tiger, adesso no. Adesso no. Caro. Quando vado a trovare l'isola ve lo chiedo, vi dico ragazzi mandatemi il codice, tanti l'hanno già mandato, in caso me lo mandi e poi dopo ti rispondo con calma, non qua in chat ovviamente. Allora appunto, quasi quasi mi conviene prima spostare Rosalba, però comunque allora per farvi capire, facciamo finta che lo farò qui, vicino agli abitanti, no? Questa la sposterò stanotte, vedrò di metterla da un'altra parte, intanto mi preparo le cosine da mettere perché appunto... Vorrei fare dei test. Dei test di come potrebbe essere il ristorante, tipo. No. 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 Eccolo è veramente bellino come oggetto. Me l'ha dato Vale, tra l'altro. Una domandina. Nelle isole in cui viaggi con il coupon, si possono trovare tutti gli alberi da frutto? Potenzialmente sì. Io trovo sempre il mio, però. E poi metterci ovviamente le... Allora, nella mia idea ipotetica, io dovrei mettere per ogni tavolo 4 sedie. Quindi spendere una caterba di soldi, proprio che... Perché ogni sedia... Questa sedia, voi dite, è una sedia, Marco. È una sedia. Ma scusami, è una sedia. No, bugia, puoi trovare o il tuo... Non ho capito, Vale. Scusami. Io avevo capito intendesse che puoi, potenzialmente puoi trovare tutti i frutti che esistono. Non tutti insieme, dico... No, non puoi... Potenzialmente non puoi trovare quello con le arance, quello con la pesca... No, non insieme, dico alla volta, però li puoi trovare tutti. Tipo, vai una volta, trovi l'arancia. Poi rivai un'altra volta, trovi la pesca. Un'altra volta e... Ah, ok, vale. Quindi hai solo il tuo e un altro e basta. Io pensavo di trovassi anche altri. Ok, va bene, non lo sapevo. Dicevo che il tavolo costa tipo 70.000 e la sedia pure. Quindi devo spendere per ogni volta, cioè per ogni sedia 70.000, boh. E non ho tutti questi soldi io. Il pagamento del ristorante. Adesso vediamo perché mi sa me lo devo scaricare. Mi devo scaricare. Devo scaricare un buon pattern. Perché per adesso ho questi qua, ve li faccio vedere. No, non sono qui. Cioè, oddio, non è vero, potete vederli anche da qua. Almeno un metro di distanza, certo. Ho scaricato questi. Avevo fatto qua l'asfalto, ma lo leverò. Perché no? Non mi piace. Qua ho questi qui, ho le robe del picnic. Questo che per far sembrare che c'è una casa sopraelevata. Queste avevo fatte per il campo da basket. Non c'ho un cacchio di asiatico. Dovrei scaricarlo. Di asiatico, di orientale. Dovrei scaricarlo. Dove si scaricano? Trovate i codici dei creatori online, ragazzi. Poi appunto metterei il bancone. Io volevo fare questa cosa qui, tipo bancone. Lo fanno tutti in realtà, appunto, come vi dicevo. Però magari non lo sapete, vi do questa piccola chicca. Tipo mettere un bancone così. Mostrereste al volo il codice dell'impalcatura che poi impasto e me lo rubo? Dove si vede, Ferro? Come faccio a passarvi il codice?
No, come si fa, ragazzi? Non si può. Ah, non si vede dal gioco. E niente, Ferro. Allora non mi ricordo. Perché l'ho preso da un video di YouTube. Vai a capire. Se vuoi, cerco. Poi vi cerco il video, se mi ricordo. Ecco, volevo fare questa cosa qui. Bancone. Con. Qui la macchina da scrivere. Che ovviamente non si potrà girare. Ma va bene così. Tipo registratore di cassa. E poi. Un signore. Ah, ecco. E poi un tizio così. No? Che dà un po' l'idea di. No? È una roba che io online ho visto fare a un sacco di gente. Che è carina come cosa. Dà un po' l'idea di esserci effettivamente uno che ti serve. E. Senza testa, ovviamente. Sì, purtroppo i soldi, ragazzi, vedete, fanno questi brutti scherzi. Vale, questi sono per te, eh? Questi te li regalo a te perché so che li cercavi. Sono gli unici che ho. Non so quanto possano esserti utili, ma. Plinio come cameriere. Faremo un sacco di soldi. Poi, ovviamente, qui andrebbe tutto messo a modo in questa maniera. No, ragazzi. Dovevamo cambiare anche la cornice. Eh no, così fa cagare. Lascio quello marrone. Lascio quello marrone e vado a cambiarlo. Sennò fa schifo in quella maniera. Vomito proprio, spruzzo. Spruzzo. Lo so, Giorgio, adesso cambio. Mi fa vomitare dal sedere proprio quella cosa lì. Ma io oggi non ho nessuno! Non c'ho Fiorindo, non c'ho Ivano, non c'ho nessuno! Mi viene a trovare. C'ho Volpolo, non è vero, c'ho Volpolo. Scusate, mi sono alterato, ma in realtà c'è Volpolo, va bene così. Ecco qua. Fatemi andare a cambiare le cose. Tanto fuori stanno passando alieni, astronavi, cose incredibili. Ecco, queste due cose. Queste due ragazze. Ecco, prendi tutto allora. Dove l'ha messo? Bancarella. Io volevo prendere quelle altre cose. Fammi prendere questo e questo. Questi due li vado a mettere poi dietro. Tipo come se dovessi pescarti tu la tua aragosta. Che devo fare, amici? La mia memoria a breve termine. Cambiare le situe. Questo è cresciuto fino qua. Marco ti vedo agitato, come sempre, quindi. Marco, non si può cambiare il bordo, devi ordinarne altri? Come faccio? Mi sa che io ce l'ho bianco il bordo. Ma sei sicuro, Vale? Dal catalogo Nook. Aspetta, eh. Ma in che senso? Cioè, ma se io ho solo quelli bianchi, mi attacco. Andiamo a vedere. Benku, grazie mille, nuova sub. Però ti arrivano domani. No, beh, quello ok. Non hai solo quelli bianchi. Allora, aspetta, adesso mi spiegate un attimo, eh. Si è abbonato un monitor. Ciao Adam. Dovrebbero esserci più modelli. Amici, io mi sgaso, subito. Però bello carico. Oh! Ho tutti questi oggetti, oh. Sai che forse dentro il locale una roba del genere ci potrebbe stare? Non lo so. Però fare magari una cucina. Devo fare la cucina del locale, potrei fare. Sì, quello posso fare. Poi ci penso perché ce l'ho già tanto.
Beh, anche magari. No, beh, la tavola da go forse lo metterei più fuori per giocare nei tavoli fuori. E non solo questo. Ah no, variazioni, non l'avevo visto. Tra l'altro non ho ancora fatto 100 ordini dal catalogo io. Sì, Vale, vieni anche vocale, ci sentiamo su Discord, dai, che è più bellino, secondo me. Mi arriveranno quelli giusti, amici. Mi spiace. Purtroppo ho ordinato quelli bianchi. Che li userò. Li userò sicuramente per altre cose, ma non per questa cosa qui. Poi, tra l'altro, amici, un'altra cosa che farò è il cinema all'aperto. Una specie di drive-in. Appena. Tra l'altro, se qualcuno di voi ce l'ha, non lo so. Le macchinine. Farò il parcheggio col pattern quello del cemento. Metterò tutte le macchinine e poi mi farò. Lo schermo col proiettore che mi proietta il cinema all'aperto e faccio il drive-in. Mi è venuto in mente tipo in Smallville. Cioè, in realtà l'idea me l'ha data Fanci, però. Mi era venuto in mente la scena di Smallville in cui Clark, come regalo a Lana, proietta al muro della fattoria. Questa cosa qua. Discord, Vale, vieni su Discord. Penso l'abbiano già fatto un sacco di gente, questa cosa qua. Anzi, penso di averne visto anche qualcuno in giro per Instagram. Queste due aragoste le metto qua. Diciamo che vado da Vale, che non voglio fargli perdere troppo tempo. Posiziono qui. Poi le sistemo bene dopo. Grande. Sì, ma Vale, tanto adesso non lo posso fare il ristorante. Devo spostare la cacchio di Rosalba, quindi. No, toppetta! Ma non mi pare. È orgoglioso della sua pesca, sì. Come film, chiedimi se sono. Non ho capito, Adam, scusami. Fammi mettere via tutta sta roba. Anche Toppetta. Allora, appena l'ho vista Toppetta mi sembrava terrificante. Ho detto, che schifo. Poi effettivamente mi hanno fatto notare che sembra uno dei giocattoli di Toy Story e poi adesso l'amo. Amici, i tramezzi li mettiamo nel nostro mezzo. Mi prendo un po' di ciliegie, Vale, che ti vendo tutto a casa tua, così mi rendi un pochino più ricco. Anzi, erano già per terra, guarda qui. Ma per il momento vendo queste, non voglio esagerare. Poi se mi servono per spostare le cose. No, no, l'ho capita la citazione del film della Giovane Giacomo, non capivo il perché l'avessi. Cioè, era così a caso, ho detto qualcosa che ti ha fatto partire. Sì, va bene. Posso venire da te, Vale? Arrivo su Discord. Toppetta non è un maschio. No, mi sa che è femminile Toppetta. Forse è unisex, non so. Ah, il drive-in perché la. Ah, ho capito, ragazzi, ho capito adesso perché l'ha detto. Da me parla al maschile. Ah, è gender fluid. Va buono. Aspettate che vi oscuro e vi faccio vedere purtroppo la mia faccia. No, è maschio toppetta. Non so, ragazzi, decidetevi. Allora. È un maschio confermo, dice Vale. Ma che è successo? Ma che c'ha Discord? Valentino. C'è una chiamata. Entra su Discord, Vale. Che sei offline. Facciamo una chiamata privata? Come proiezione sul cinema all'aperto un trenino marche enorme. No, pensavo di mettere una TV. Ero invisibile, ok, va.
Valentino. Pronto? Ciao caro. Ciao, ciao, ciao. Che come dolce stai? La suoneria di Discord per le chiamate, non lo sapevo. Molto dolce, sì, molto carino. Allora, aspetta infatti, che potevamo penetro... andare nella stanza dei mod, scusami. Andiamo nella stanza. Facciamo così, andiamo nella stanza. Vuoi venire anche tu, Vec? Così, ci fai compagnia se vuoi. Anche oggi Corvo, facciamo... anche Giorgio, anche... tutti. Se volete ci facciamo una chiacchierata. Aspetta, lo attacco da qua e andiamo di là. Ho troncato mentre parlava. Aspetta, andiamo di qua, andiamo di qua. Dov'era la stanza che non maggio godo? Aspirina. Ma aspirina. No, Vector. No, io t'avevo detto che ti chiamavo in un modo oggi. Anal Wake ti devo chiamare. Fammelo cambiare. No, te lo cambio io. Anal Wake. Oggi ti chiami Anal Wake tu su va bene, va bene. Vai. Poi. Questo risveglio anale. Ti alzo un pelo forse? No, sei a 120, non so, vabbè. Ti lascerò così. No, il microfono è basso, ok, ci sta. Vabbè, tanto d'accordo. Dovrebbe capirsi comunque quello che... Fabri, non puoi parlare tu? Casino. No, se vuoi venire, vieni, Giorgio. Intanto vengo da te, Vale. Senta far vedere, fammi che tanto tra gli amici. Eccomi, buondì. Ciao Fabri. Buondì Fabri. Comunicazione online, vai. Mi hai aperto? Non te l'ho neanche chiesto, immagino di sì. Certo. Bravo. Bravo, dilatati davanti a me. Vector si sente sempre basso su Discord, assurdo. E magari proprio il microfono. Inviate Marco. Sto audio, di chi? Io non sono buono a fare la guida, quindi quasi quasi ti lascio pascolare libero. Ma io non so dove devo andare. È vero. È meglio se mi dai una traccia. Va bene, va bene. Sembra una vera e propria visita di famiglia. Tra l'altro mi deve togliere il cappellino da cacchio perché ho il coso per il modifica isola. Ecco Giorgia. Ciao Giorgia. È vero che non mi dice quando entra qualcuno. Non c'era nessun suono da me. No, io ho sentito. Sì. Ma io... magari l'hai tolti tu. Poi, ma non... Di solito, no, però è capitato di sentirli, quindi forse a caso. Pare che stia per arrivare qualcuno. Io no, No, Corvo no. Ma Corvo è bassino, invece. Aspetta che lo alzo. Ah. Sono più alto di te, Marco. Ma io questa cosa non ci credo comunque, Corvo. Ma è da tre mesi che ne parliamo. Io, secondo me, non è vero, Corvo, che sei più alto di me, Dobbiamo fare una misurazione. Facciamo poi quando ci vediamo. Ma poi tu hai detto che salto 1,80, non è possibile? Sì. Non è possibile, io non ci credo, ragazzi, non ci credo. Faremo una misurazione in live. Faremo in video. E io l'ultima visita che ho fatto ero 1,78. Sono più alto di te di 2 centimetri, Marco, non è che sono più alto di te. Non lo so, infatti mi fido. Di 6 metri, cioè... Non voglio guardare l'isola. Ma il treno Marco ne arrivo sul binario 3. Pronto? Dimmi, no, non stai laggando. Ah, ok. Cioè, almeno, mi io non ti sento un po' a scatti. A tua noia. Tanto Discord lo fa. Sì. Ah, ok. Misurazione epica non è uno scherzo. Ebbene? Oh, eccoci qua. Sono partiti tutti i frame. Pensavo fossi più basso, Marco. Ma non sono... Cioè, sono basso se mi confronti ad altri. Sono normale, io. Eccomi. Eccoci. Buonasera, Vale. Surimi Masseni. Surimi Senti. Marco, questa fontana di capelli mi dà proprio fastidio. Ma è veramente fantastica se mi guardi cieco. Sì. Ma andiamo. Ma non ti faccio andare avanti. Ma sei proprio un re. Ma come non mi fai andare avanti? Ma scusa, ma dai, ma sono. Ma dai, ma Marco è chiaramente il Wisbeat che fa il genio di Aladdin. E l'hanno detto anche prima, già, infatti, sì. Vale, ma quanto ci hai messo sì. a fare tutta troppo. Questa allora, questa è un'entrata molto carina. La fontanella. Mi siedo. Con le dovute distanze, Vale. Certo. Sei orribile, mi dicono. È vero. Ormai mi arrendo. Sì. Andiamo. Allora, qui... Che lavoro, ci sono un po' Vale. Di ricette che se vuoi... Se vedi qualcosa che non hai, poi te le puoi prendere.
Vediamo un po'. La torcia. Lo stand di panni. Pizza pizza. Stand di panni. Chissà cosa fanno in quel ristorante. Stand di panni. Mucchio di foglie verdi, fuoco del bivacco. Ce l'hai il comodino di ferro legno, come si chiama? Non credo, sai. Mi serve. Ma io vedo che state tutti piazzando cose diverse, ma il registratore di cassa non esiste in sto gioco. No, no. Ma no. Che cazzata. È un po' come Minecraft, devi ingegnare tu per fare delle cose. Ma che carino quell'abitante. Casetta per uccelli. Diana. Li tranci via, te li tieni. Vaso, letto singolo di legno e letto singolo di legno. Allora, tieni qua, ti do tutto. Ah, lascia pure lì a terra. Vabbè, aspetta che cerco di metterteli in maniera... Vale, infatti gli devo dare anche io le varie cose. Ok. Qua. E questo. Ecco qua. Ah, okay. 7 semi. Che fastidio che è asimmetrico, però qualcuno gli vada a mettere... Non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Purtroppo non ce l'ho più. Allora, qui, come vedete, c'è un po' di fauna. Ah, le anatre. Come si chiamano? Adesso mi dai i nomi di tutte, prego. Allora, c'è Giorgio. Giorgio, bene. Carlo. Carlo. La Jalappas. E Marco, immagino. Quello. No, era Giorgio. Era Giorgio, Carlo e Marco. C'è Marco, Vincenzo, Fabrizio, Federico. Certo. Si confondono sempre Fabrizio e Federico, perché si assomigliano, però. È vero. Sono quasi uguali. Manca proprio quelle 6-7 lettere. Un calcio in culo a testa, sport. Qui c'è la pizzeria. Che bello. Ma questi sono cappelli, vero? Sì. Devo farla anch'io sta roba. Devo farla anche. Che carino anche questo, guarda. Molto bello, molto bello. Quello l'ho fatto io. Con la pizza. Davvero, l'hai fatto tu? Sì. Sei un mago. Bargnani, andiamo. Aspetta che fastidio. Non voglio andare avanti prima di te. Eccomi, no. Mauro dov'è? Ma da Mohi. Qua ci sono un po' di stand. Allora, qui c'è quello che vende il miele. Che bello, ha fatto anche la casettina. Che sto aspettando che venga Ivano per farmi il modello dell'ape da mettere al posto del... Ah, ok, ci sta. Del Vespaio. Ma il pene hai fatto qui? Come? Che ha fatto? Ah no, sono torte, Sembrava la cosa del pane. No, uno è un cesto di pane, l'altro è una colomba. Ah, sì, effettivamente. Poi qua c'è il ramen. Ok. Qua waffle, che uova, fame, ragazzi, qua, che fame. Dolci, torte. Questa è un'edicola, ma non so ancora cosa metterci. Ok, non è che ci sia molto. Forse un libro, una rivista puoi metterci qua. Sì, la rivista non ce l'ho, devo procurarla. Forse ce l'ho io da qualche parte. E qua c'è il fiorale, il piantaio. Ok. E qui invece c'è la... valigia di Egidio, lì, come si chiamava? C'è la succursale della Dodo Airline, vedi. Ah, vedi? Quello che bello, operator, se vuole comprare qualcosa. No, io vado a piedi, grazie. Sempre. Okay, ha fatto tutti gli strumenti bianchi qua sotto. Hai visto? Qui c'è un piccolo parco musicale. No, ci penso io, Vale. Allora. Che bello. Vai, io mi siedo. Bello, noi mangiamo solo ragadi. Ma che schifo! Come, scusa? Adesso arriva. Era per la costruzione della. Vabbè, niente, mi hanno interrotto ormai, va bene così, non importa. Se non apprezzava, io. Non volevo. Gentilmente. Come Ash? Io apprezzo, Marco, guarda. Ah, ok, allora continuo. Ma nonostante la controversia. Applaudo con una mano sola, mi picchio nello sterno, guarda. Fai boom, teghe. I neri per caso, li chiedo. Esatto. Qua hai fatto un... cos'è? Questo è un piccolo spazio all'aperto. Sai che mi dà fastidio che è dello stesso colore, però? Forse spezzava di più con un altro colore. Ok, ero molto indeciso, li posso fare più chiari, effettivamente. Non è male, comunque, anche così, per carità. Ma è che se non guardi bene un po' si mimetizzano, in effetti. Sì, esatto. Visto dall'alto. È molto uguale, sì. Qua ci sono veramente sono la catenella della doccia, però non posso... Sai proprio cacare, Marco, sei indescrivibile. Sei proprio il tappo della vasca da bagno. Sì, esatto. Vale, aspetta che ti vendo tutto. Ah, no, non posso. Mi sono confuso. È molto carina per adesso l'isola, è stato bravissimo. Qui c'è una piccola sala bingo. Vedi, con la rotella ce l'ho anch'io questa, che non so assolutamente. Ho fatto le tovagliette a quadri che danno l'effetto di essere una cartella. Ci sta, bravo. Guarda come si promuove il gioco d'azzardo, bravo. Anche perché devi far bene che poi i vecchi rompono le balle. Esatto, io non vedo i vecchi, quindi fa bene. Questo me lo dai poi, Vale, che non ce l'ho il cocktail. Sì? Ce l'hai? È una ricetta.
te li posso craftare. Grazie, sei molto gentile. Posso vedere, sì, per procurartela. Ma anche se me ne dai due o tre, poi me li sistemo io, poi. Mm-hmm. Grazie. Questi sono appunto sti tre lettini. Carino, molto carino. Ecco, qua c'è... Getta privata. Bello il cartello così. Prego, mi piace, vada pure a vendere le sue ciliegie. Aspetta, adesso, piccola pausa. Sotto Maria, grazie. Affonto. Non Maria, la amata Maria. No, non quella. Pubblicità. Ah. Come Koch. No, COC, esatto, era. Cos'è? Il centrocampista offensivo. Che roba. Centrale. Le tue rappe, Vale? Chiedigli, non ho ancora controllato oggi. 103, troppo poco. Sì. Troppo poco. Vorrei vendere, grazie. Vediamo quanti soldini riusciamo a farci, che più ne faccio meglio è, che me ne servono un botto. Ma mi sa che non arrivo neanche a 60.000. Non sono neanche riempito tutto l'inventario. Vediamo un po'. 107.000, il cacchio, invece. Ah, faccio due cazzo. Buono. Dai, alla visage. Bravo, Marco! Che dice? Ah, grazie, Vale! Non si spaventa il nucchino. No, è impossibile. Vediamo cosa c'hai come arredi. Ma che ci sono. Mia nonna, Vale, mia nonna con questi arredi, mia nonna. Visti okay. Un attimo. Grazie, molto gentile. Baghiamoci. E con questi soldi comprerò giusto appena un tavolo, perché quello costa 70.000, 74.000. Ok, prego. Poi qui, ma aspetta, io non ho fatto vedere... Un attimino, faccio vedere la mappa in generale. Certo. Così. Guardate com'è ordinato. Che bello, Vale, tutto simmetrico, guarda che bello. Ah, sei proprio bello visivamente da guardare. C'hai anche il tuo simpatico orsetto Teddy, che io gli voglio molto bene. E c'è Cubetto, sì, anche, che è molto Elio bello. Delle storie tese. Oh, Marco, se devi chiamare a casa, qui c'è la cabina, che se bello. Devi mandare delle lettere. Giusto. Qui, ma c'hai un messaggio? Non posso lo so, sono quelle degli abitanti. Va bene. A me ogni tanto Plinio mi fa gli scherzi, mi manda le cose. Qui c'è un piccolo carretto per i biscotti della fortuna. I croissant. Più o meno, vabbè, se sei cieco. La piazza. Te sciuscià, se vuoi vedere cos'ha. Ma lui non c'ha mai un cacchio che mi piace. Io sto aspettando di trovare che abbia le scarpe da calcio, ma non ce la faccio. Non interessa niente. Beh, oddio, questi sono... Ma sono scarpini da calcio, Vale? Come? Ma Vale, scusami. Guarda, io non ci ho ancora guardato. Vai, guarda un po'. Che dica. Ma scusami. Salve. Vedi? Ma scusa, subito. Hai visto? Hai visto che... Ah, questi cose li prendo anche io, dai, adesso. Mi vestirò da calcio. Io ho la divisa dell'Inter, Vale, però al contrario, almeno... con le... Che bello. Con le orizzontali. Che almeno sono di un colore più decente di quelli verde fluo che avevo già. Ma bellissime, Vale. Ma poi te le mando, guarda. Grazie. Io sai che quando gioco a calcio mi vesto particolare. Da calcio vanno nere. Ma che fastidio, ma sono banali nere. 1200, va. 1200 euro un paio di scarpini, porca vacca. Beh, dai. Sì, sì, ma magia del mago Marco, prima che venisse non sarebbe... Sì, sono io quello... Tra l'altro Shusha è veramente bello, ragazzi, è proprio bellissimo, sì. Shusha, guardalo. Peccato è anche che molto vende un gentile. Po'... Sì, molto, molto... Anche Fiorino ti chiama Fiorellino, è molto carino. Mamma mia, che impressione. Oh no! Ho dimenticato di fare una cosa, e mi sa che non posso farla adesso. Io ho visto gli scarpini, vediamo? Te lo spiace. Vale. No, non posso. Vabbè. Che succede? Ci sarà un piccolo bug. Qui c'è un pronto soccorso. Adesso ti ho sentito laggare un paio di volte. Sì. Ci sono? No, ci vedo bene, vedo bene, capisco cosa dici, però sento un attimino. Ok. Dicevo, questo tra l'altro è il campo pronto soccorso. Ok, ci sta, hai fatto bene, mettilo. Poi con dentro la divisa da calcio, però visto. Partiamo da ah, dall'alto. Ma hai fatto proprio i campettini così, bicocca, allora, hai fatto. I tondini rossi in realtà sono pattern che poi devo modificare perché diventino completamente trasparenti, mi servivano solo per prendere la misura. Ok, perché così sembra tipo quasi come se stessi... Come si chiama quando ti metti la tutina per ostia? Beh sì, e invece motion capture, semplicemente bravo. Mi serviva per tenere i quadrati di distanza. Ma poi Marco, come puoi vedere, sono ho fatto... Pippe. Le tribune del colore della tua squadra preferita, i Boston Celtics. No? Hai sbagliato. Marco non è d'accordo. Ho sbagliato? Ma andiamo avanti, ragazzi. Sono dei colori così belli, bianco e verde. E chi
anch'io mi metto in dubbio, guarda, ci mancherebbe. E qui c'è sempre lo stesso problema, però vabbè, c'è il campo da calcio. Ok. Questo è bellissimo, Vale, secondo me. Piribì. Io non l'ho fatto così bello. Uffa, non ho queste linee belle io, devo rifarlo. Vabbè, guarda, non è vero, perché il campo da calcio in realtà è più facile da fare. Sono 25 modelli diversi, quindi non so se vuoi farlo. Magari lo faccio, poi li cancello, anche vediamo. Poi con gli quelli del basket, scusami, ma a me è venuto uno schifo. Beh, anche a te è venuto un po' bruttino, in realtà. Sì. Allora, è venuto meglio che a me. Forse è meglio che la facevi un po' più corta, Vale, sai? Sì? Tipo qua. Sì, forse è meglio se la facevi perché più la qua. Lunetta poi non la puoi fare. No, beh, no. forse però con questo ma dovrei usare degli altri modelli ancora e non ho spazio. Comunque ti è venuto sicuramente meglio che a me. Del campo da calcio. Ma sì, ma anch'io ho fatto la stessa cosa, infatti. Fa schifo. Poi, lo devo sistemare. Qui sarebbe bello se un giorno mettessero un DLC dove questi palloni fossero li puoi utilizzabili. Usare. Ma sai quante robe potresti usare? Che peccato non si può fare. Allora, qui mi sono dimenticato di esporle, però ti sarebbe il negozio delle esche. Immaginavo, bravo, bella idea. Per le canne da pesca. Canne. Sì, lì c'ho le canne. Mi raccomando, Sì. Da pesca. Certo. E qua c'è un negozio delle tavole da surf. Non ce le ho io le tavole da surf. Te le compro. Andiamo a fare un po' di surf in USA. Andiamo a fare un po' di surf su USA, dai. Ma no, fino lì dovete andare. Sì, andiamo sul molo di Santa Monica. Bellissimo, per carità. Lì c'è Grecia, che pazienza. Eccola lì. Qua c'è tutto il vialotto. Esatto. Poi qua Valino, c'è tutto il viale con le case. Che bello, è fatto con le cose cinesi. Sì, sono cinesi, sì. Mi piacciono, sì, Dinastia si chiama. Sì. Mi piace molto perché con la lanterna di carta hanno praticamente lo stesso colore. Ah, tu hai quella rossa, io quella bianca, mi sa. Devo controllare. Adesso quella rossa e quella marrone scuro. Carino, carino. Faccio un'altra torre. Saliamo di qua. Che bello. Qui ci sono le altre 5 case. Con i loro giardinetti. C'è Apollo che spia, bello. Che non è casa sua, è fortissimo lui, ti spacca la faccia se ti acchiappa. Vabbè, guarda male. Sì, sì. Cazzato nero. No, mi succede. Guarda chi c'è. L'ho detto anche prima. Ma Cubetto, che simpatico anche lui. Se lo trovo me lo porto nella... Ma è tristissimo. Come mai? Mi pare di sentire aroma di cibo fresco, non lo avverti anche tu? Brivido. No. Si dice brivido. Ok. Dimmi le novità. Oggi ce la sto mettendo tutta nel gioco, negli spuntini, nel gridare brivido e poi nel riposarmi. Ma che vuol dire? Beh, si droga probabilmente, non lo so. Arriva il mio BFF. Che carino! Carmelo. Ma la faccia tutta dipinta. È un indigeno praticamente. È un indigeno. È tipo... Sembra abbia la maschera. Sì, è tipo una maschera da... Lo sapevo, appena ti ho visto ho pensato... Chi è quel tizio? All'aria sospetta. Ma come? Credevo che fosse una specie di super cattivo dei fumetti. Vabbè, questi capelli non ha torto, effettivamente. No. Mi ero scordato che ero conciato malissimo. Ho letto Terrone, ma non credo ci sia scritto Terrone. Credo Terrore ci fosse scritto. No? Anche perché non credo che tu sia andato lì a seminare Terrone. No, non credo proprio. Guardi, ragionate... Sarebbe giusto, comunque, nel caso, io sono di giù, quindi... Quindi ti ragionate e mi raccomando non distruggere nulla sull'isola. Ma me lo dirà Vale. O comandi tu, almeno, non ho capito. No, comanda lui. Il capo. Ah, vabbè. Perché lui lo dici tu. Mi ha detto, ho raccontato la chat questa mattina. Carmelo leghista, non mi dice. Mi ha detto, assolutamente l'ananas sulla pizza non ci va. E quindi niente, è diventato il mio preferito. Certo. Don Carmelo. Sotto il campetto. Che carino. E là c'è Godzilla un, là dietro. Un ospite. No, non con questo. Umano. Andiamo. Hai messo anche il forno di terra merda. Come si chiama? Il forno? Cosa il terra merda? che particolarità. Aspetta. Chissà che pizza con che aroma. C'era della schifezza. Ok. Che bellino così. Con gli scatoloni. Bello. Questi per trovarli ci hai messo una vita, immagino. Ho dovuto indagare sul dark web, deep web. Molto bellino, molto ordinato a differenza del mio. Ma dove sei? Valentino? Qui giù. Valentino. Ok. Allora, sei pronto per il pezzo forte? Sono pronto per il tuo bel pezzo.
Andiamo a trovare il museo. Sai che volevo fare una cosa del genere? Che io, paura, Marco. Scusami. Non so, mi sei sparato... Ah, la NASA! Qua c'è... come si chiama? Celeste? L'astronauta? Ma che bello! Questa c'è la cassa anche? Dove compri il biglietto per il museo, vedi? È questo giusto. Non è un ticket di Sahara, assolutamente. No, il ma va, per il museo. Non sembra proprio, infatti. Qua c'è Nemo, qua c'è... ok, Giuliano San Giorgi. Bene, carino. Come Giuliano San Giorgi? Carino, carino. Che c'entra? Il primo nome che lo salutiamo, ovviamente. Certo. Esatto. Un grande bacio. Che bello, Vale. Bellissimo. A me ha dato la luna, Celeste. Questo mi piace molto perché se ti metti giusto in mezzo, c'è la luna tra le corna del fossile. Basti tipo così, ci sta. Che bellino, che bellino. Però tu sei nel culo del fossile in questo momento. Io ero dentro, sì. Molto bello, Vale. In confronto alla mia isola sembra una catapecchia. E lo è, infatti, sto facendo. Cosa, qui vedi, c'è un'area un po'... Ho fatto le erbacce volute, penso. Un po' lasciata andare. E qui, purtroppo... No, questi ragazzi. Questi sono i quattro abitanti. Sono le finali di Champions della Juve, queste, di la verità. No, sono troppo poche. È vero. Porca miseria, Vale. Insulto la mia squadra, tra l'altro. Sono l'unico in tutta Italia che di solito si arrabbia, Dio, non mi frega niente. Vai. Mancano tre. Allora, qui ho... casa mia non è una casa. Spero non sia un lutto grave. Porca miseria, l'ho letto adesso. Citazione a quello che avevo detto l'altra volta. Spero non sia un lutto grave. Tipo un cugino di cui non ti frega niente. Una zia che non vedevi. Avevo letto Batman. Barman, attenzione. La tua nuova che bella dietro con la cascata, guarda che bellino. Proprio carina. Potessi entrare, poi sarebbe ancora meglio, Ale, ma purtroppo, ok. No, Arcadia, sto laggando, purtroppo. Non è... Io ancora ci rido, era veramente una gaffe quella lì, scusate. Vale, è fantastica. Ma c'è lui, come si chiama? Non mi ricordo che è fantastico degli altri animali. Me l'ha mandato Gatto quel posto. Non mi ricordo come... sì. Bartolo. Non è quello della lavazza, lui? Vale, ma dietro hai messo i tramezzi? No, sono... ho esposto il modello al muro, è una tela. Che bello, Vale. Complimenti. Questo non ce l'ho io, tra l'altro. O se ce l'ho nel magazzino, non lo tiro fuori mai. Anche quello di si crafta. Allora, qui c'è la sala più importante, ovviamente. Il... come puoi vedere dal segnale. Certo. Andiamo? Andiamo. Certo, certo. Ho fatto io anche quello segnalino lì. Sei veramente bravo, Vale. La gonna mi è venuta un po' lunga, ma vabbè. Vabbè, ragazzi. Vabbè, comunque dà l'idea. Ci sta, sì, giusto per capire. Ma che bello, Vale. Ecco, questo è un bagno diverso dagli altri. Wow. Che di solito li facciamo sempre tutti uguali, i bagni. Questo è effettivamente diverso. Che figo. A parte che non ho il box doccia, credo costi anche un casino, se non erro. 110, se non ricordo male. Bello, bravo Vale. Che bella la vasca fumante. Bellissimo, sì. Ma poi tutto dello stesso colore, io ho tutto diverso. Col rubinetto che sembra chiaramente un fallo. Però, per beh, esatto. Ci vuole un po' di sesso ogni tanto, no? Esatto. Poi? Il bagno c'ha più dei servizi classici di un bagno da bar perché quando dormo a casa, ovviamente. Giustamente, anche per casa. Qui c'è la sala arcade che non so ancora. Io la sposto fuori. Infatti anche la mia è un po', cioè la mia, l'avete vista in live, devo spostarla poi fuori perché è carina, ma voglio farla meglio. Che fastidio però, Vale, che fastidio. Vale? Cosa? Vale. Non Valentino, vedo. Valentino, che fastidio. Cosa non lo c'è? Posso sopportare. Non lo posso sopportare, Vale, questa cosa. È tutto cosa. Staccato dal muro. Vale, ti giuro, sto per grattarmi il cervello, non ce l'ho, con un bastone proprio dall'orecchio così. Bello, vabbè, ci sta. Hai fatto tutto perché simmetrico. La donna delle pulizie prima. Guarda te. Consuelo, mannaggia a te. Mannaggia... Si chiama Consuelo quella dei Griffin, sì. Sì. Consuela. Consuela? Sì. Ma come Consuela? Sì. Che schifo, c'eravamo sovrapposti, sembrava avessi il codino tu, Val. Ah, è vero che c'hai la porta più fine, però, con le... Vabbè, chissà. Sì. Qui c'è il mio studio, stanza da letto, quant'altro. Non ho una guarda, sedia. Ma che letto borghese, Vale. Ma c'hai i soldi tu, eh?
Hai visto? C'hai soldi. E soprattutto, sì. Guarda Marco, vuoi la tazza di col merchandising? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma dai, c'è la tazza grifata. Ma lo voglio fare anch'io. Ma sei bravissimo. La devi avere la tazza e poi la puoi personalizzare con il... con il pattern che tu hai, giustamente. Giusto. Ci puoi fare la tazza del trenino Marco. Marco. Santo cielo. Puoi fare la tazza dei termosifoni. Anche? Non ho il pattern del logo dei termosifoni, dovrei prendermelo. Vale, tu c'hai il coso del Marlin là sopra. Sì. Ce l'ho anch'io quello lì, tra l'altro. L'ho trovato in un palloncino, mi sembra. Sì, si trova in giro. Ah, mi si è scrocchiata la coscia, ragazzi. Com'è possibile? Non è un osso. Vieni su, Marco. Vieni ho sbagliato, su. Valentino. Porca miseria. Come sei andato? Sono andato di nuovo nella stanza arcade. Mi piaceva particolarmente. Sono... vieni a fare un partitozzo. Cioè. Sì, da Street Fight. Oh, fuori. Cioè, tu, fuori. Fuori. Immediatamente, via. Via, subito. Oh. Victor, no, io non la farei la tazza vera del trenino Marco. No, io la voglio. Ma quindi ci sono i playoff, ragazzi. Esatto, vedete, vale si fanno i tornei. Vedi, vedi. Questo me l'ha regalato Matt poco fa. Molto carino. Questa è la zona dire. Fumo, quindi, Vale. C'ho le canne, mi sono perso qualcosa. No, perché mancano giusto i tavoli per le carte. Sì. E poi questo biliardino è bellissimo, Marco, è più bello del mio. Che poi... Utopia o utopia, che dir si voglia, sosteniamo i giovani musicisti e le giovani band che vogliono esibirsi qui da noi. Quindi c'hai il palco sotto, immagino. Oh, ma Vale! Ma che lavoro! Che bello! Beh, ti canto qualcosa a sto punto, Vale. No? Vai, vai. Ma non vai. Posso. Spettacolo. Ah, non c'è spazio? No, vabbè, ti suona la batteria. No. Vabbè, Vale, posto così, andiamo. Facciamo un giro. Marco, vieni di fianco al microfono, facciamo un duetto. Va bene, ma ci sputtiamo, vai. Ma non ho le note, aspetta. Vabbè, io lo afferro. Mi piace molto far l'amore con il mio metà. Ma nonostante questo... io non faccio urrà. Benissimo. Ti piace, Vale, questa canzone? Se vuoi c'è anche la solo, Vale. Clementine. Marco, credo che d'ora in poi ti chiamerò Branduardi. Grazie, così, grazie. Intimità. Grazie, intimità. Mentre... post-sex. Esatto. After-sex. Post. Casa molto bella, molto molto bella. Sono d'accordo. È un mega bar. Amici, è bellissima la casa di Vale, ma vi saluto. E ciao Fabri. Un saluto e con la tromba. Ho una cosa da mostrarti, Marco, poi ho finito il tour. Certo. E come vedi, le cose si fanno un po'... hot, no, non lo so. Come? Come hot? Che bello, tutte le sfumature! Ma io questi fiori viola li fumo, sono bellissimi. Ma come? Sono bellissimi. Che belli. Io volevo fare tutta l'isola giallo-viola. Io neanche fumo. Sono la persona che meno sopporta il fumo della terra, eppure su queste battute. E viola un po' meno. Bello, bello. Qua hai fatto il faro con Wally per guardare l'orizzonte. Non gli guardi il culo così, stai attento, eh. Stai attento, va. Poi basta, quindi, basta, tutto a posto. Marco. Ho finito. Beh, dai. Carino. Molto carino. Ma basta Lakers, meglio Golden State. Fuori. Subito. E allora, Marco, diciamo le stupidate. Hai spostato tutto. Arrivati a posto. La potenza della rabbia, vedi cosa vuol fare. Hai dato un pugno e hai spostato il condominio. In realtà si è spostata la casa. La webcam è rimasta in piedi. Sì. C'è l'appartamento che si è inclinato, si è bruciato un attimo. Anche l'appartamento dei Lakers. Vale, sei stato molto gentile. Io ti saluto. Aspetta, che bene. Faccio anche un inchino. E andiamo subito. Andiamo subito. Ma come Los Angeles Clippers? Ma che gutti di merda, ragazzi. Scusami. Un rispetto, un saluto a tutte le squadre della NBA.
tranne i selfie. Mi cacci, Vale, per favore, tranne i selfie. Ah, certo, certo. C'ho anche... Io c'ho... Andare... No, no. Faccio un girettino ancora sulla mia... Io c'ho... Me l'ha regalato Mori, sì, tra l'altro. Se andassi dall'aeroporto, per quello, dicevo. Sì, sì. Prego, prego. Morinix mi ha regalato una calamita dei Boston Celtics, perché ha detto, lo so che tifi Lakers, però io sono andato in America, sono stato a Boston, e quindi volevo portarti un pensierino, e mi ha portato una calamita che ho scritto I love Boston, però siccome gli voglio bene l'ho attaccata lo stesso al frigo. Che dolcino. Lob City, allora, quindi non ho del tutto sbagliato con il campo da tu sei stato a Boston? Perché, Vale? Scusa? L'ho fatto bianco e verde. Non lo so, se vuoi continuare. Marco, non ci sono i seggiolini viola. Infatti, 8:30, Vale, 8:30. Continuiamo a dirlo, 8:30 con Animal Crossing. Fai altre visitine? Ma quasi quasi. Magari ne facciamo un'altra, poi chiudiamo. Dai, dai. Fatemi vedere, il primo che becco su Instagram lo vado a trovare. Ma guarda che sta iniziando a piovere. Piove sempre sulla mia ISO, sempre. Forse perché ha capito che fa schifo. Ci sono gialle e blu, stavo guardando le seggiole. Che si avvicina un po'. Ma tra l'altro, ragazzi, correggetemi se sbaglio. La squadra del football americano dei Los Angeles, che mi viene in mente come si chiamano, sono blu e gialli, mi sembra. Non ho capito, la squadra? Del football americano dei Los Angeles sono blu e gialli, se non erro. Sì, i Rams. Sì. Quindi, dai, è sempre Los Angeles, di un altro sport, però ci sta. LA. Allora, amici, intanto rimetto la mia brutta faccia, perché... Io me ne vado, perché... Tranquillo, me ne vado. Tranquillo, Vale. Ciao a tutti, eh? Ciao. Ciao. Io rimango qua, poi se volete rimanere bene, altrimenti mutatevi tranquillamente. Perché vi sento a scatti, allora preferisco sentirvi. Non importa, figurati. Vado a vedere un attimino se il primo codice dodo che trovo... Volevo salutare dicendo forza è la squadra di basket che mi piace, ma non mi ricordo. Si chiamano più. I Timberwolves. Forza Timberwolves. Lui ti fa i Timberwolves perché gli piace il logo, no? Ha deciso, esatto, un giorno eravamo su TS e ha deciso che ti fa quella lui. Quindi, beh. Allora, buon pomeriggio Marco, lo chiede se potevi invitarlo nella mia isola. Bene, certo, vengo subito, caro. Ci sei? Sei online? È il signor Nintendo All. Ci sei? Eccolo, è lì, guardalo lì, se vuoi l'ho aperto. È il primo che mi ha scritto su Instagram, addirittura prima della live mi ha scritto, quindi lo omaggerei con questa visitina. Allora, Vale, per favore, teniamo le distanze. Aspettate che metto il dodo. Vorrei partire. Tanto, Vector, vuoi cantarci una canzone? No. Bene, vabbè, ci sta. Perché devi sempre dire di sì per lo show. Se uno non se la sente. Se sapessi farlo, assolutamente. Ma se potevi cantare una canzone, visto che ormai sei l'idolo delle masse. Non penso. Allora, connessione a internet, bene. Buon pomeriggio, scusate. Ma io non credo di essere la persona adatta per quella domanda lì, Sandy, però. Ti invito a googlare, perché purtroppo non... Non è il caso, non stiamo parlando di quello adesso, quindi non... Io ho tre cose che hai scritto, non ho capito niente. Purtroppo non sono esperto. Io in questo momento sono lontana dal PC, mi avvicino solo unicamente per leggere. Vedi? Tanto io devo copiare questo codice. Non ve lo faccio vedere ovviamente, perché sennò venite tutti e poi si crea coda e ci mettiamo un quarto d'ora. Someday ti lascio il Discord. Se sì, certo. Discord ci sta la parte dei consigli. Se rispondi. Puoi, chiedendo lì, c'è un botto di gente che sicuramente ti saprà dare qualche consiglio. Esatto. Cioè, abbiamo la sezione Discord per i consigli e le cose, insomma. Amici, io devo andarmi a fare i capelli di nuovo da una persona che li sa fare, perché vedete, sono un sacco di buchi. Perché li ho fatti io. Il tagliaerba. Li ho fatti io. C'è un po' di problemi che si notano. Marco, vabbè, qua mi dai un consiglio anche a ma me? Ma che cacchio di paura, quando è entrato questo? Ma da adesso. Quando è che è qui questo? Ma scusami, quando sei entrato? Ma scusami, ma dove era?
Insomma, siamo in tre su Discord. Scusami. Ma arriva così senza salutare, Marco, per favore. Cosa c'è? Dimmi. No, no, ma se mi dai un consiglio anche a me, visto che siete in vena. Un consiglio? Ah no, allora, sì. Di che argomento, bro? Ma scegli tu. Allora, mi piace molto la pasta al ragù. Io ti consiglio di mangiarti la pasta al ragù. Vado molto allora, bene. Poi, però, c'è su Discord la sessione. Cioè, proprio un'intera sessione per i consigli. Ok, allora non mi faccio vedere, lo chiedo. Corn, vuoi raccontarci cosa stai facendo in questo periodo? Per favore. Sto lavorando, Marco, come sempre. Nel dettaglio vorrei sapere. Io sto facendo dei clickety con le dita sulla tastiera. A livello informatico. A livello informatico, chiaramente. Ma per chi lavori, senza dire il nome, fammelo capire. Hai presente quelle cose con le ruote? Le di Torino? Come la luce? Quelli là. Per delle automobili stai lavorando, quindi. Con la luce, per delle automobili, sì. Bene. Io ciao, faccio caro, ciao, carissimo. Ciao. Un saluto. Non tu, no, cretino, sto salutando il nostro amico che mi sta facendo vedere l'isola. Intanto che parliamo, mi fa vedere le cose. Prego. Un regalino! Una bandiera pesca fortunata. Fammi vedere. Ma questo cos'è? Un tavolo ristorante cinese. Ma sei gentilissimo! Ma sei, questo costa un botto di soldi. Un pantaloncino da basket, pure questo ce l'ho però, in teoria. Fammi vedere. Allora, me lo indosso solo per lui. Non il tavolo cinese. Marco, tu sei molto bello, Ah, sì, scusate. Mi piacerebbe vedere il gioco certe volte. Perché... Marco è veramente molto bello, però... Con quei capelli, chiedo scusa a tutto il popolo. Questi ce li avevo, però grazie mille, caro. Scusate. Non volevo traumatizzare. Allora, adesso io... dov'è? Non posso vedere il colore purtroppo nelle cose, poi le vedrò in privato. Ah, vedo che anche lui ha scelto questi capelli verdini. Ma sei una signorina? No, non sei una signorina. Sei un signorino con i capelli lunghi, immagino. Anche perché Nintendo All, ho presunto fossi un maschietto, però effettivamente non vuol dire niente, Nintendo è l'azienda. Se apri l'inventario diventi pelato, è vero? La trancia un po'. Prego, portami in giro. Placement. Va bene, tanto. No, sono un maschio con un avatar femminile, va bene. Mark, torna alla scena di prima che non ti vedo bene. Devo entrare? C'è un... forse c'è un abitante che mi vuole far vedere? C'è il logo della Kia? Sì, quello sul coso tondo, sembra il logo della Kia. Era veramente... Ma chi è questa? È quella che aveva Vale, come si chiama? Grimpia? È Grattina? Grattina? No, Grinfia, pardon. Grinfia. Sì. Mamma dice che papà faceva sempre questa battuta. Fa ridere? Io sono ma non ho letto, scusami. Sono la tipa più... Già che ha detto tipa, mi sta sulle balle, eh? Allora. Perfetto. Un saluto. Bene. 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 Andiamo. È un trullo. Ah, la casa, sì. No, la Grinfia... Ma a me piace visivamente, che fa le battute del cazzo. Prego, facci vedere, faccelo tocca. Ma che dici? Scusa. Mi chiamano dal lavoro, quindi vi devo abbandonare. Figurati. Qua ciao, c'è una situazione ciao, con... Ciao, amore bello. Pesto. Cosa fa? Ha detto pesto? Anche io ho capito muro in pesto. Pietra, muro di Alberto Castagna e stand pan. Prendi qualcosa. E non so cosa mi manca, sai? Forse il muro in pietra rustica? Grazie mille, caro. Ne rubo solo questo qui. Grazie mille, molto gentile. Bello, ho fatto anche la zona, insomma, per passare le robe, come ha fatto Vale. Alberelli molto fitti. Lanterne nere, belle. Con la fontanellina. Ha detto pesto, sì, siamo tutti d'accordo che ha detto pesto. Ha detto che 5 stelle l'isola, nel messaggio, quindi insomma. Un essere terrificante. Da un sorriso dolce, ma se guardi bene è terrificante, però. Sono sicuro che è molto simpatico, per carità. Anche perché... io Marco ti saluto qui. Va bene. Allora, buon pomeriggio. Grazie a voi. Ciao. Grazie.
Ma ha fatto una mega l'altra volta, che paura. Una mega tovaglia picnic con le cose, col giradischi, la brandina, gli alberi di carta. Questo è, chiedimi se sono felice quando rompe veramente tutto con quando rompe spacca tutto. Bello, molto carino. Qua ci porti le ragazze, eh? I pomici, eh? A ti addesaccio. Oh, che carina. C'è una cascata? Ah no, è questo. Scusami, perdonami, fa rumore il razzo di questo qua. C'è una cascata? Sembra, ti giuro, sembra il rumore di una cascata in game. Bello il jukebox. Il bastone del mago Thelma. Prego, prego. No, ninja, ok. Ok, qua cosa ha messo? Oh, Godzilla sulla spiaggia. Tocchiamo. Sempre bello Godzillone. Guarda che sputa il fuoco. Bellissimo. Devo prenderlo anch'io, devo ordinarlo, c'è un botto di punti. Qua c'è sempre lo gnomo che fa i saluti particolari. Lascialo stare. Lo salutiamo, ma non troppo. Lo salutiamo per bene, non come sì. Lo salutiamo come si deve. Piccolo dinosauro, lanterna verde qui. Ti piacciono molto gli alberi, vedo, eh? Pieno pieno di alberi. Un ponte da ricchi, questo è quello più costoso. Molto carino, dei wrestler, che noi non accoltelleremo, ci mancherebbe altro. Chissà la cheat, insomma, ha capito? Che carino, ma tutto così colorato. Il coso del pesce. Che bello. Ma è un tubo? È un tubo? Non sapevo ci fosse la bacchetta a tubo. Anni 60, eccola qua la signorina, vedi? Uscita direttamente da Stranger Things. Molto carino. Molto carino. Era un luciador, sì, quasi. Speriamo non venga coltellato. No, speriamo non venga coltellato questa volta. Qua si può cambiare. Aria campeggio con la clessidra. La clessidra. Perché deve stare... Deve fare in quel tempo lì, sennò ti accoltella, ti viene a visitare. Che bello! Ma che carino! Molto, molto carino. Ma tu c'hai tutte e due nere le cose qua. Bello. Molto, molto bello. Bravo, bravo. Magari trovo un angolino per farla pure io il parco divertimenti. Barbecue, una casetta col barbecue e gli alberelli, molto normale, ci sta. E come si gioca? Come si fa a giocare qui? Sono stretto io, come... Dobbiamo giocare a 11, devo tirare al volo, è un casino. Qua c'è le legna tutte tagliate per far uscire anche gli insettini della legna tagliata, perché come sapete quegli obrobri che vedete sui ceppi tagliati possono venire solo se appunto c'è quel troppo lì. Chi è morto? Chi è morto qua? Spero non sia un lutto, spero grave, non sia un lutto grave. No. Spero... No, dai. Allora, facciamo un saluto in memoria. Certo, zia Concetta. Andiamo. Aspetta che vedo... Ma tu hai fatto anche tu! Qua c'è Wall-E. Ma che bello! Te lo rubo! Che bello questo! Quello te lo rubo, eh! Prendo iniziativa qua, perdonami, caro. Questi ce li ho. Poi li dobbiamo mettere giù. Che bello, cavolo. Con l'isci... No, com'è che si chiama? Il Lutiano. Con Lutiano rosso. Che bello! Oh, vedi, si è trasformata in... non lo so, in un obrobio sicuramente. Andiamo. No, dove vado? Sì, giusto di qua. Molto bello, complimenti. Vedete che gira il tavolino, tra l'altro. Gli girano le palle al tavolino. Io mi siedo di qua, sono un tipo solitario. Grazie, grazie, grazie per questo tour. E mi sa che è giunto al termine, tra l'altro. È finito, no?
Forse no, forse ha delle sorprese ancora. Vediamo. C'è imprigionato, ragazzi, siamo tutti prigionieri, non possiamo andare da nessuna parte. No, la casa, ecco! Sempre. Ti faccio vedere il mio pinguino. Sì. Ah, è vero che c'ha un pinguino? Prego, prego. Vai avanti che io ti seguo. La torre di Pippo, molto carina. Come? Ho il suo onore. Sì, sì, sì. Io anche un po'. Un attimo che entro, c'ha i suoi momenti. Oh. Di cosa? Cosa dici? No, dico di... non mi fa entrare in casa ogni volta. Busso e smago fuori. Ah, ok. Ma che carino lui, l'avevo visto. Che bellino che è pure lui. Angelino, ballerino. 1, 2, 3. Anche lui lo voglio abbracciare. Mi chiamo Angelino, molto bello Angelino. Io vorrei fare tutta l'isola di pinguini in realtà. Prima o poi ci riuscirò a fare questa cosa. E da quando vivo qui che cerco di sviluppare muscoli da guida turistica. Ma perché c'hanno i muscoli le guide turistiche? Però ancora non ci siamo. Comunque sono contento di vedere che questo posto attira turisti. Beh, è un bel posto, bravo Angelino. Voglio tutto, farmi la mia... Voglio fare un locale tutto di ghiaccio. Pure guarda che bella camicia che c'ha, è meraviglioso. Molto bello Angelino. Spero di trovarlo anch'io un altro pinguino, anche se Plinio rimarrà il boss delle torte. Ah, una bellissima cosa. Assolutamente. Plinio rimane il boss del mondo, chiaramente, nella mia isola. No, no, nuovo amore per niente. Plinio è la fonte principale di qualsiasi gioia del mondo. Avete presente un croissant? Bello, caldo. La mattina, gigante, te lo sfondo. Quello è Plinio. Bello questo. L'avevo fatto anch'io, però lo devo rifare. Questo qua l'avevo fatto anch'io. Con le luci per no, ti è capitato rosa. Mi fa schifo rosa quello dei popcorn. Io ce l'ho nero. Che brutta frase da dire. Cambiamo discorso, andiamo. Andiamo via, andiamo via. Sì, questi discorsi qua. Posso vedere cos'hai nel negozio? Posso vedere, mi sa. Vabbè, non rubo niente. Ma si chiama anche Marine. Scusa. Cos'è che è nero? Ma quello dei popcorn, ci mancherebbe altro. Ah, è finito tutto. Niente. Vediamo quanto hai le rape. 75, quindi siamo tutti sulla stessa barca. Però magari hai un twist incredibile qua dentro. Fammi vedere. E invece. Sono veramente brutto, ragazzi. Veramente, veramente. Non c'è niente di bello, non c'è niente di bello. Prego. Faccelo vedere. Il resto dell'isola. Il resto dell'isola, ovviamente. Bello qua. Il fruttetino. Tos'erba arancione. Una Sailor Moon di cui non ricordo assolutamente il nome. Mi ricordo solo Sailor Jupiter, io. Quindi, che quella verde. No, castana. Il nostro amico qui, Okonomiyaki. Io mi chiamo Poldo e vivo qui. Ti mordo! Ciao. Facci vedere. Ma che carina quella tigre. Ma c'è Super Mario lì! Super Mario è inquietantissimo, tra l'altro. Si vedono solo i baffi. E adesso gli unici due coi baffi che mi sono venuti in mente. Uno non era sicuramente da esporre. Diciamolo. Uno era sicuramente da esporre su un quadro. Uno, assolutamente no. L'altro era Super Mario. Quindi era più, aveva più senso che fosse Mario. Magari lo scrivetelo in chat. Per no, non ne facciamo finta niente. Ma che droga, ragazzi. Che storia che qui. Che situazione di verde. Carino però, dai. È che c'ha ma le rape metti... Ragazzi, perché tanti non lo sanno? Le rape, l'ho scoperto anche io da poco, le rape se le tenete fuori nell'erba, fino a sabato non vi scadono, non vi marciscono. Potete tenerle fuori, non c'è bisogno che vi riempite la casa, perché anch'io faccio st'errore fino a settimana scorsa. Andiamo avanti qui. Diciamo che è un tipo di baffo particolare. Sì, sì, sì. Eh no, in mezzo al passo mi metti le cose, scusami. Scusami, tutta struttura bene, poi ci metti quella si può passare. Ma dove si caca? Ah, qui, ok.
Voglio entrare. Aspetta, che non mi sento tanto bene. Che pezzettoni. Sì. Ok. Scusa, mi sono sentito poco bene. Ce l'ho anch'io questa piccola cosa. Dove si cacchia la domanda? Effettivamente. Andiamo, andiamo. Ecco, forse il bagno lo rifarei un attimino meglio. Ma giusto per come sistemazione, perché in realtà sì, no, gli oggetti ci stavano. Prego, mostrami le tue vergogne. Ma come? Scusami, ma sempre così deve andare a finire. Amici, anch'io voglio le bimbe di Mark, comunque. Perché solo Vector? Ma Marco, è la tua intera chat, cioè tutta la chat, le bimbe di Marco. È non vero. È che dobbiamo farlo. Gli voglio molto bene, io, infatti. Che bello! A me manca un pezzettino del ring, uno solo. Gli altri ce li ho. Bello, molto bello. I bimbi di Mark. Molto... Ma era... O partigiano... Era quella, era, no? Sembrava un po', vabbè, andiamo. Sembrava un po', mi sembrava tantissimo. Va bene, serve Gianni, ma per cosa? Per farle per le bimbe. Bimbi di persone, era sì. Per dire, non è... Ma io non so, ho preso giusto la stanza, sono entrato... Ah, ma l'hai tenuta con l'evento di Pasqua, non ho... Io l'ho tolta, avevo fatto anch'io, ma l'ho tolta perché è terribile, veramente. Questa stanza... No. Bella però la console, che non c'entra niente con il resto della stanza. È molto tutto bello. Dolcino, tutto dolcino e poi c'è un rave party con la droga. Sì, incredibile. Vai. Però anch'io l'avevo fatta ai tempi, perché dovevi farla per la missione. Ho anche io pila di merda, bene. È vero, non l'avevo vista. Guarda che carina. Ma io volendo posso rubarti le rape? Ah no, ecco, meno male. E se no uno veniva nello sorriso e rubava tutto. Non era il caso. Non mi sembra il caso. Forse se siete migliori amici sì, però. Non lo so. Questa è la parte più bella della casa per adesso. Che bello. Che bello, mi piace. Ma guarda che carino. Ah, giustamente per andare di là devi... Ah, perché ti siedi come i ciccioni qui per giocare a calcetto, eh? Ma come fai a giocare a calcio balilla seduto, scusate? Ma tanto ti arriva al mento sto calcio balilla. Ah, allora, ok. Carino, carino. Che bello. Una piccola TV. Poi vi devo portare dei regalini anche io la prossima volta che lo faremo. Adesso, questa è l'ultima volta, poi... Qua mi stanno interrogando. Interrogate il guardaline. Esatto. Adesso poi faremo una serie appunto o Black Sed o Super Seducer. Probabilmente faremo Super Seducer, vediamo. Super Seducer, tu mi dai consigli d'amore che mi servono. Ma certo, ti dai consigli d'amore. Come se io fossi poi. Beh, meglio di me, sicuro. È un microonde? No, era una TV. Quella in alto a parete, dico, eh. Andiamo sotto. Pronti ad avere. Di solito sotto ci sono. Tra il microonde e la TV, beh, sì. Beh, sì. Se cucini le uova sulla TV, non so. Ti accorgi che non si cuociono. No, non ho capito il senso. Ecco, beh. C'è un po' di tutto, c'è un tavolo con roba. Bellissima la vasca viola. La no, ma è bellissimo tutto, però messo... Non capisco il senso, più che altro. È una stanza... È un ripostiglio. Così. Come... Il coronavirus è un virus che viene così. Che palle, ragazzi, quel sindaco. Marco, sono il interessato alla macchina, mi mandi una foto. Che palle quella cosa lì. Il trenino, bello. Vabbè. Pappagallo si chiama Opla. Come si chiama? Così si chiama. Opla. Così si chiama. Prego. È una stanza che non ho capito bene. Non ho capito bene, però... Entri, ti colpisce, però non capisci perché stai guardando. Entri, c'è questo razzo davanti agli occhi, non sai come reagire. No, non ho visto, Rafarex.
È un ripostiglio, sì, effettivamente è un ripostiglio. Immaginavo. Apposta, abbiamo finito la casa. Abbiamo finito il tour del Mur, lo chiameremo così. Il tour del Mur. Poi, quando poi la mia isola sarà, non dico completa totalmente, ma quasi, farò un'altra live in cui vi faccio vedere le novità, cosa ho fatto. Va bene? Intanto, caro, allora, adesso, se hai finito di farmi vedere tutto, mi puoi cacciare, altrimenti ti seguo. Dimmi tu. Facci sapere. Scrive. Ma scrivi anche in chat, ti leggo. Secondo Otaku nella casa di un serial killer, quella che abbiamo appena visto. No, vedi? Allora, questa tecnologia, uno fa una domanda e mi risponde su WhatsApp. Io non ce l'ho WhatsApp, eh. Se vuoi ti faccio vedere qualche animale. Che sento? Schiavizzi degli animali? No, non schiavizzo gli animali, mi dai fastidio. Ciao Franci. Ma ciao, guarda, Franci. Che sempre saluta. Che animale? Ah, i tuoi abitanti, dici. Ma li posso vedere dalla mappa, caro, volendo, eh? Fammi vedere. Invece che hai bussato prima, non riuscivo a entrare. Tutto bene? Ma come, Marco? Era bello, no? Molto bene, molto bene. Poi, altri. Vediamone altri. Facciamo così. Quello lì dietro. Voglio vedere quello lì dietro. Bravo, Vale. Va bene. Ciao, Vale. Buon riposo, caro. Sono in palestra, trottolo. E giustamente c'è il canestro, infatti. Beh. È un atleta, lui. Bene, bene. Fammi vedere. Qui c'abbiamo Poldo, qua c'è Daisy. Bella la bandiera di Daisy. C'è stato anche un piccolo treno che ha frenato. Sì, purtroppo le mie sedie sono... Suona un casting, dice Grattina. Non c'è nessuno, caro, non c'è nessuno. Purtroppo non c'è nessuno, caro. Sì, voleva far vedere gli abitanti. C'è nessuno, tutti sono andati tutti. Un attimo a cacare, scusami. Posso... Questo avviso. Sì, sono tutti. Sono in bagno, torno tra 5 minuti. Tutti sono in palestra, sono in pasticceria, ho la dissenteria grave. Non puoi capire. Sono in ufficio. Beh, allora, direi che mi puoi anche cacciare, nel senso, va bene così. Tanto, da quello che ho capito, hanno da fare i tuoi abitanti, quindi non tipo... Ma che vergogna, che vergogna, che vergogna. Ah, qua chi c'era? Aspetta, non mi ha fatto vedere chi c'era qua. C'è lei, vediamo un po'. Ma che carina che è. Ma che carina. Girati. Ma è satanista? Che occhi c'ha? Scusa, è indemoniata? E allora, girati. Fatti vedere. Ma è strana. O strano. Che c'è? Niente, non si spaventa. È una femminuccia, bene, bene. Mi fa un po' paura, eh. Non hai paura che ti pugnala di notte, ti sbudella, ti lascia lì con l'intestino penzolante? Domando, poi... Non è detto, magari... Beh, che dire. Un saluto. Io mi allontano. No, è dolciotta. Va bene, bene, bene. No, infatti, per carità. Semplicemente albina, ma con gli occhi rossi? Cacchio. Gli animali albini hanno gli occhi rossi. Ah, è un animale albino. Stavo pensando a un albino persona. Effettivamente con gli occhi rossi c'era qualcosa che non andava. No, che fastidio che la parabola c'ha tutto questo spazio che non è vero. Vabbè. Questa hitbox. Come è tornato? Scusate. Allora, caro.
Mandami pure a casa. Ah no, ce n'è un altro, attenzione. Twist. Aspettiamo. Secondo me è colpa della coltivazione di oppiate. Può essere, può essere, può essere. Un mio zio si chiama Albino. Ah, ma lei è Maya, la conosco. Guarda, senza neanche parlargli, mi ricordo che si chiama Maya, vedi? Che è caruccia lei, dai, molto caruccia. Ma che quella di prima da cui si è scappato era caruccia, ma non ha avuto manco il tempo di vederla. Ma era un po' psicopatica, quella signorina. Ma se non hai nemmeno parlato, scusa. Ma come? No, ma io intendo... Ma non l'hai vista tu, mi sa, quella bianca, allora? Quella bianca no, no. Di ah, non l'hai vista? Del, del ah, polipetto. Tu di parli del, dell'obbrobrio, ok. Ma perché? Peggio della rana con i labbroni non ce n'è nessuno. No, quello è stato veramente. Anche il cavallone, quello dell'altra volta, quello era stato terribile proprio. Mamma mia. Era un po' scopatica. Ma cosa ha sentito Delpi? Ma che dire, è pazzo completamente. Anzi, sentite bene. Allora, caro, ti ringrazio per questo tour. Molto carina l'isoletta. Facci sapere poi se il ripostiglio diventa un'altra stanza. Piccolo applauso. E preparo per il calcio. Mi pecorizzo, prego. Le prime lettere, Mark. Eh? Sai che ti ha tagliato le prime lettere? Più persone non ho capito mai. Magari ha tagliato le prime lettere, in quel caso non siete così psicopatici. Prego, prendimi a calci. No, mi sembra... Ah, giustamente sei vestito da eroe. Prego, cacciami pure. Prego. Inchia. Grazie, caro, grazie. Inchia. Inchia. Mi tiene uno stagio. Grazie, grazie al signor Nintendo All. E io adesso mi stiracchio. Oddio. Ok. Non vedo l'ora di farmi un'isola con solamente animali bruttissimi. Ma che sogno. Ti odio se lo fai. Che sogno è questo qua? Una volta però con... che... Desiderio orribile. Sogno che mi sparino. No, questo sogno da brutto. Piccolo. Come da piccolo, che sogno fa è? Scusa. Mi sono sbrodolato, Vector, guarda. No, aggiustati. Guarda, sono sbrodolato. Vabbè, bello fresco che fa caldo adesso. Allora, ma esistono quelle isole horror famose degli altri giochi? Non ho capito niente, io raffa. Esistono quelle isole horror famose degli altri giochi? Non so cosa vuol dire. Quale isole horror degli altri giochi? Non ho capito, Rafarex, in che senso? Ah, forse in Animal Crossing c'erano le isole horrors. Non credo. No, ma perché adesso ci sono le isole horror? Non lo so, ci sto chiedo perché non lo so. No, non mi pare. No, no, ma ho capito, dei vecchi Animal Crossing, ma non ci sono isole horror adesso. Cioè, le puoi creare tu. Puoi farti tu la tua isola horror. Però... Marco, non è possibile che sta te sempre piove e nuvoloso. È da me è un tempo particolare. Amleto! Via! Avete visto Rosho, voi? Guardate che bellino che è Rosho. È un badass, lui. Che bello, lui. Lui è bellino, lui è un badass. Si spacca la faccia se lo fai nervosire. Da un pugno ti stona. Preferisco Ivano, mi piace di più. Vabbè, Ivano è molto bello. Tu fuori. Ogni giorno lo guardi fuori. E gli intimi di andare via. Sì, non va via. Lui resta apposta perché devo dar fastidio. Ma non salutare tu, non salutarlo. Non salutarlo, vai a farti un giro. E tu fuori. Si mette davanti. Fuori. Non mi guardare, fuori. Anche lui si è detto, ma forse questo è pazzo. Oh, ma ma oh, basta correre! È quasi dolcino, però. Però imbecille! Non me lo farti... No, ma lui è dolcino, ma deve andare via! Cioè, ma perché troppi palestrati? Non può starci! Se mi diceva faccio il muratore, poteva rimanere, ma fa cioè, il palestra... È la palestra che non... Ma poi perché la palestra? È piccolissimo! Troppo piccolo! Non c'hai neanche le parti sviluppate, non è possibile che fai palestra! La testa ce l'ho molto grande. Amore mio, raccontami. Dov'è? Ari, ciao. È proprio bello vederti così spesso oggi. Dimmi.
Wow, è pazzesco come il tempo cambi, colore al cielo e la forma delle nuvole, quasi fossero costumi da supereroi. Che dolce. E Duco l'ho filato, ovviamente sempre al cibo. L'ultima chiacchierata. Questo abbigliamento è grandioso, non c'è nulla che non si abbini con una camicia senza collo. Guarda. Ottimo. Ha voluto prigione di me. Ma come? Che schifo. Che schifo, Plinio. Va bene che sei un goloso, ma scusami. No, Plinio, ma che schifo tu. Tu l'hai detto, ma che schifo, Plinio. Sì, immaginato Plinio che arriva da te e fa la briciola di merda, ma chiedi su. Così. Per esordire con un discorso. Sì. Superdigli tutto. Vabbè, amici, e con questa immagine veramente impressionante. Che succede? Com'è? Ah, amici, ogni volta regalano delle gioie i Marchedì. Che bello. Allora, ringraziamo il Vector e anche gli altri per essere stati vocalmente insieme alla mia persona. Sì, un po' di merda. Tu hai detto oggi mi vedo un po' strano, mi vedo male. Villa, facciamo un raidino, vediamo un po'. Villa, aiutare. Cosa? Facciamo una villa. Un raidino, non mi farò sbagliare a dire. La costruiamo così, improvvisamente. Creiamo Star una Wars villa. Residence. Star Wars Residence. Oh, guarda chi c'è. Allora, non li ho mai raidati. Allora, me li salutate caramente. I buoni player inside. Oh, che cari player inside. Sì. Ogni tanto ci sono venuti a trovare, li salutiamo. Andiamo dai player inside e me li salutate. Vi saluto calorosamente. Va bene? Io vi ringrazio. Non mancate. Questa sera c'è il campionato nostro termosifonico. E vi do un bacetto e vi ringrazio tanto per queste live. Ciao. Ciao, belli.